Benvenuti, bentornati su Florence International Radio, la notte del mistero. Del mistero. Rosy, non facci facce. No, no. Torniamo a parlare del diritto di Via Poma. E stasera lo abbiamo con degli ospiti molto, molto interessanti in collegamento. Deborah, a te. Buonasera. Sì, questa sarà una serata veramente particolare. Noi aspettiamo veramente un grosso numero di pubblico e moltissime domande questa sera, perché avremo per discutere del caso, dei nodi del caso di Via Poma, che ripeto per chi non lo conosca bene è l'omicidio di Simonetta Cesaroni, accaduto il 7 agosto 1990 a Roma, nel quartiere Prati, nel condominio di Via Poma numero 2, rimasto famosissimo da quel momento, anche se lì prima si era svolto un altro delitto. Bene, noi questa sera avremo degli ospiti veramente d'eccezione che interverranno. A parte che abbiamo con noi il più grande esperto, che è Igor Patruno, scrittore e giornalista, tra i massimi esperti del caso di Via Poma, che sta esaminando una mole di documenti inediti e ci sta presentando via via, puntata dopo puntata, tutta una serie di novità che, devo dire, hanno fatto invecchiare di colpo tantissimi libri e video di altri esperti sull'argomento. Igor, io fossi in te prenderei un paio di guardie del corpo forse per i prossimi mesi, perché hai reso vetusti tutta una serie di video e libri e articoli, contributi vari. E vabbè, questo, diciamo così, un suggerimento da amica a Igor Patruno. Dopodiché avremo questa sera con noi anche, a un certo punto dovrebbe intervenire Daniele Piccione, nostro esperto di questioni giuridiche, questioni giudiziarie. Aspettiamo sempre, speriamo di trovarlo stasera con noi, il nostro criminologo e medico preferito, che è Valerio Scrivo, e che ci manca da un paio di puntate. Il pubblico lo apprezza tantissimo e anche noi, per cui ci teniamo veramente ad averlo con noi a un suo intervento. Ma i due ospiti speciali, particolari questa sera, tenetevi forte, perché avremo alla fine della puntata, verso la fine, Black Praline, che è la creatrice di un canale su YouTube seguitissimo, ha circa quasi 3.000 iscritti, che si chiama Assaggini di Paura. E Assaggini di Paura è una serie di podcast che si trovano anche appunto sul canale YouTube di Black Praline, che affrontano tutta una serie di casi di true crime. E a lei chiederemo, a Black Praline, che non ci ha rivelato il suo nome, chiederemo se scrive tutto lei, come lei crea questi contenuti che sono così interessanti per tutti. Ma reggetevi ancora più forte, tra poco avremo con noi Antonio Del Greco. Antonio Del Greco è uno degli investigatori più famosi coinvolti nel caso di Via Poma. È un funzionario della omicidi, della squadra omicidi di Roma, e che ha un vero e proprio curriculum da super poliziotto, perché si è occupato di casi conosciutissimi, tra cui il famoso omicidio del Canaro a Roma, la cattura di Johnny Lo Zingaro, un bandito che anni fa era molto famoso e temuto in Italia, la banda della Magliana, e poi si è occupato anche del delitto di Via Poma. Questa sera parleremo con lui per sapere se pensa che ci possano essere degli ulteriori sviluppi nel caso, anche adesso, a decenni di distanza. E tu cosa ne pensi, Igor? Antonio Del Greco ci darà qualcosa di nuovo questa sera? Bah, non lo so, e poi non togliamo la sorpresa. Diciamo che con Antonio ci siamo incontrati svariate volte, soprattutto per parlare del delitto di Via Poma, e devo dire che tutte le volte lui è stato sempre molto disponibile con me, nel senso che ha sempre risposto alle domande che gli ho fatto, e quindi diciamo, direi che c'è un buon rapporto. E poiché appunto mi ha segnalato
che ha delle novità, ovviamente, ma questo io lo so perché insomma abbiamo alcuni amici in comune, io e Antonio Del Greco, e so che è da qualche anno in verità che Antonio ha detto che potrebbero esserci delle novità, per cui molto probabilmente forse alcune cose si sono chiarite, per cui direi che Daniele Bronzi può tranquillamente chiamarlo. Tra l'altro mi ha mandato un messaggio poco fa, quindi pronto. Scusami, chi? Igor? Antonio Del Greco. Ok, lo chiamo subito. Ecco, diciamo una cosa ai nostri ascoltatori. Noi prendiamo sempre nota di tutte le domande e alla prima occasione le poniamo. Questa sera noi ci aspettiamo molte domande da parte vostra e ne siamo contentissimi. Però non potremo porle tutte, lo diciamo subito, noi non facciamo mai preferenze personali, cerchiamo sempre di porre tutte le domande che riceviamo. Questa sera però ce ne aspettiamo più del solito e allora saremo costretti a fare una selezione di queste domande, oppure a raggrupparle un pochettino, accorparle un po', ecco, perché magari ci sta che molte saranno su lo stesso tema o su temi simili. Questo diciamo così per informare i nostri radioascoltatori. La diretta di Florence International Radio è sempre disponibile per telefonate allo 055 2477 985. Io sarò qui a segnare tutte le domande che appaiono sulla chat del nostro canale YouTube, ma noi abbiamo anche ascoltatori via radio, perché questa è una radio, Florence International Radio, primariamente. Igor, ti ridò la parola in attesa del nostro ospite Antonio Del Greco. Sì, ecco, so che molti iscritti al gruppo di discussione su Via Poma hanno voglia di porre domande ad Antonio Del Greco, quindi anche per questo insomma direi che Deborah tieni un attimo sotto controllo la chat e vediamo che cosa ne viene fuori. Oh, abbiamo in linea il dottor Del Greco, eh? Sì, bene. Pronto? Sì, eccomi. Allora, buonasera, buonasera Antonio. Buonasera. 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 E allora, insomma, poco fa Deborah ti ha presentato, ha raccontato un po' le cose pubbliche, insomma, no, della tua vita professionale. E insomma, siamo qui 32 anni dopo, quasi, di nuovo a parlare del delitto di Via Poma, che per te, come del resto anche per molti altri poliziotti di livello, penso ad esempio a Nicola Cavaliere, se ne sono occupati, è rimasto appunto irrisolto, e so per certo, perché abbiamo avuto modo di discuterne sia con Nicola Cavaliere ma anche con te, che insomma in qualche modo non avete mai smesso in realtà di pensare al delitto di Via Poma, è così, no? Beh, sì, Nicola Cavaliere non era un alter ego, ma era il compagno di squadra, quindi era il capo della squadra mobile quando io mi occupavo del caso di Via Poma, quindi abbiamo lavorato sempre in tandem e mai in dissociazione fra di noi. Beh, certo, sì. E niente, quindi... Hai sempre continuato a pensarci al delitto, no? Ma diciamo che io me ne sono occupato per 2 anni, perché subito dopo feci il concorso per la DIA e dopo pochissime mie partecipazioni ad alcuni interrogatori che teneva Catalani, che pure lui era stato trasferito, non so se conosci la storia professionale di tutti quanti coloro, tutti gli investigatori del caso, e quindi dopo
brevissimi, diciamo, periodi in cui sono stato chiamato a supportarlo negli interrogatori, lasciai poi completamente il caso, che si riaprì dopo tanti anni con la incriminazione del fidanzato di Simonetta. Di Simonetta. Però so, perché me l'hai detto, fra l'altro l'hai detto anche pubblicamente, che in una occasione hai tentato, insomma, in qualche modo di acquisire, proprio un po' per aiutare Catalani, di acquisire il parere di alcuni esperti americani, no? Di DNA, di tracce, sì, perché, ematiche. Sì, perché, vuoi raccontarci meglio questa storia? Perché se ne è parlato, tra l'altro, nel gruppo di discussione su Facebook proprio qualche giorno fa, e forse se la racconti tu, no, magari, visto che l'hai inventata, l'hai fatta tu questa cosa, così almeno facciamo piena luce. Ma sai, all'epoca era il 1990 e, diciamo, gli studi sul DNA erano un po', diciamo, in forma arcaica. C'era il professor Fiori, che all'epoca dirigeva il Policlinico Gemelli, che era considerato un'autorità, però non aveva tutte quelle cognizioni né quelle tecniche che poi negli anni sono state acquisite anche dagli americani, quindi loro erano anni luce avanti a noi rispetto al DNA. E quindi, diciamo, non avevamo piena fiducia degli sviluppi tecnici che stava assumendo l'inchiesta, e nel 92, quando riaprimmo il caso a seguito della dell'acquisizione della testimonianza di Roland Feller, io non so se facendo questi nomi è chiaro il discorso, oppure devo spiegare chi sono. No, guarda, io credo che il pubblico che ci sta ascoltando lo sappia, però è sempre bene, visto che magari ci può essere tra questa, poi, diciamo, al di là del canale YouTube è una radio che trasmette, mm-hmm, appunto in streaming, quindi il pubblico che ci ascolta cambia di volta in volta, di serata in serata, per cui magari, ecco, spiegare un attimo chi era Roland Feller. Era un austriaco zeppo di precedenti che viveva nel quartiere dell'Olgiata. Questo nel 1992, a due anni del delitto, decise di comunicare al commissariato che lo teneva in custodia, perché lui era sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione, che lui aveva delle notizie riguardanti il caso di Via Poma. Perché a distanza di due anni? Perché vedendo una trasmissione televisiva, non so se ricordate, Telefono Giallo, condotta da Corrado Augias, sì, vide praticamente la ricostruzione del delitto e scoprì che praticamente una persona che era coinvolta nella vicenda, coinvolta nel senso che abitava soltanto nel palazzo, era una donna che lui aveva conosciuto per caso e che praticamente con la quale aveva avuto, secondo lui, una relazione, secondo la donna invece no. E quindi tirò fuori questo ragazzo che praticamente era il figlio dell'avvocato Valle e nipote di Cesare Valle, più noto architetto che abitava all'ultimo piano. Personaggio che ovviamente era entrato nell'ottica, diciamo, delle indagini della squadra mobile, perché era forse uno dei pochi testi presenti in quel periodo del 7 di agosto nel palazzo di Via Poma. Quindi ovviamente tira fuori sto ragazzo e praticamente la prima cosa che si fa, poiché avevamo già un DNA ben delineato dal professor Fiori, e viene controllato il suo DNA e praticamente si esclude quasi subito, perché non corrispondeva l'uno all'altro. Ora, la cosa, diciamo, mi andò un po' così stranamente. In quello stesso identico periodo vengono degli esperti del DNA dagli Stati Uniti, perché, se ricordate, c'era stato l'attentato di Capaci, dove morì il giudice Falcone e la sua scorta, e praticamente furono rinvenute sul posto, sulla montagnola, da dove fecero scattare praticamente il telecomando
quella bomba infernale, c'erano dei mozziconi di sigarette che aveva fumato evidentemente il mafioso che l'aveva azionati. Per cui in quel momento si pensò di far intervenire i massimi esperti, quelli erano i massimi esperti al mondo di DNA, e praticamente erano a Roma per fare questo tipo di attività. Quindi mi ci rivolsi chiedendo loro di dare un'occhiata alle risultanze del nostro DNA. E loro dissero che, siccome era diventata una pietra miliare il fatto che erano state rinvenute delle gocce di sangue all'interno dell'appartamento, che poi erano di veramente di grandezza diciamo esageratamente piccole, per cui bisognava sempre dosarle nel misurarle e nel confrontarle, ad un certo punto loro dissero che non era possibile, se l'autore del delitto si fosse ferito nel dare le pugnalate sul corpo di Simonetta, siccome si pensava che avesse usato una sorta di tagliacarte, quindi con più facilità rispetto a un coltello, perché non ha un'impugnatura vera e propria, c'era la possibilità che questo sangue potesse essere un sangue misto e che poteva dare risultati svariati, quindi non necessariamente uguali a quelli che erano stati trovati. Quindi diciamo che questa soluzione praticamente rimetteva in campo un po' tutti, quindi non necessariamente bisognava avere un DNA del tutto simile all'altro, perché poteva essere sia dell'uno che dell'altro, oppure addirittura misto. Quindi questa era, diciamo, la funzione che ebbero gli esperti americani di DNA. Beh, comunque, insomma, una considerazione molto importante che poi, insomma, in qualche modo il tempo ha confermato, quindi possiamo tranquillamente dire che quella valutazione che venne fatta allora, grazie appunto a questo coinvolgimento, poi ha dato dei risultati che sono stati in qualche modo confermati. Guarda, no? Il problema è che noi, io in particolare, ho sempre pensato che la figura del portiere Pietrino Vanacore fosse centrale rispetto al caso. E quindi per tutta una serie di motivazioni, perché non era a casa, perché la sua testimonianza non fu mai acquisita in maniera certa. Quando l'hai visto per la prima volta? Ce lo vuoi raccontare? Perché poi queste sono cose che invece credo interessino, no? Perché poi, sai, i suoi verbali ho avuto modo di leggerli, credo che molti, perché poi in parte li abbiamo anche pubblicati, li abbiano letti, ma insomma il primo colloquio che hai fatto con lui, te lo ricordi? Ma diciamo che il primo colloquio fu praticamente la notte stessa del delitto, quando praticamente noi avevamo contezza del portiere che fosse la moglie, perché lei che era quella che aveva aperto la porta, quella che si era opposta in un primo momento anche alla polizia di fornire le chiavi degli uffici di Via Poma, quindi era lei quella che noi pensavamo fosse la portiera. Ad un certo punto poi, nel mentre si stava facendo il sopralluogo, ormai a notte fonda, perché lasciammo l'appartamento veramente molto tardi, vedemmo scendere questo signore dalle scale proveniente dai piani superiori e domandammo a lui chi fosse. A quel punto lui disse: io sono il portiere dello stabile, noi pensavamo che fosse la moglie, e quindi praticamente lo portammo in ufficio insieme alla moglie per essere interrogato e soprattutto per capire perché non era in casa e perché veniva da sopra. E quindi lì ci scombussolò un pochettino con gli orari, perché disse di essere andato a casa dell'ingegner Valle, dove lui spesso si recava durante la sera, perché il figlio gli aveva detto di dargli un'occhiata al nonno. Non c'era concomitanza di orari, perché il Cesare Valle, che purtroppo all'epoca aveva 90 anni, ci disse che era stato lì arrivato attorno alle 20:30, mentre a noi risultava essere assente da diverso tempo. Insomma, tutta una serie di cose che ci facevano capire che sto portiere in realtà non ci stava dicendo la verità. Non ci stava dicendo la verità e ci raccontava cose che in realtà, più che aiutarci, e questo l'ho sempre sottolineato, il portiere di uno stabile considera che era stato per tanti anni
un'attività che era soggetta a licenza di polizia, per cui il portiere era sempre stato un collaboratore delle forze dell'ordine. Quello che ci racconta ogni volta che c'è un delitto, che ci racconta le frequentazioni, le passioni, i vizi, insomma, delle persone che abbiano il palazzo. E qui per la prima volta ci troviamo di fronte ad una persona che in realtà non ci collabora, persino ci ostacola nelle indagini depistandoci, e quindi questa figura per me è stata sempre centrale nel delitto di Via Poma. Per cui forse lo sbaglio che abbiamo fatto è immaginare il suo coinvolgimento in prima persona e trovare dei riscontri anche tecnico e ovviamente scientifici che ci supportassero in questa ipotesi investigativa che noi avevamo. Certo. E l'altro portiere, Nicolino Grimaldi, tu hai avuto modo di parlarci? Sì, anzi, e fu lui praticamente ad imbeccarci in un primo momento. Lui era un ex carabiniere, quindi al contrario di Peppino Vanacore, invece questo parlava e parlava pure troppo, e ci disse: guardate che Peppino Vanacore attorno alle 5:30, tra le 5 e le 6, praticamente sparisce completamente da quella piazzola che era praticamente il giardino condominiale, la fontana dove era radunata tutta la famiglia Vanacore, e che lui vedeva. Ad un certo punto questo sparisce, quindi non si sa, e non è in grado di darci un alibi su dove è andato, dove fosse andato. Ci racconterà di essere stato in Ferramenta, ma lo scontrino che rileviamo poi nel corso dell'attività successiva ci dimostra che è un orario diverso. Ci racconta di aver visto ritornare un ragazzo parcheggiare in motorino, perché era una cosa che faceva sempre nello stabile, e quella sera purtroppo per lui sto ragazzo bucò e quindi non tornò col motorino, quindi anche quest'altra bugia venne fuori. Disse di essere stato ad annaffiare i fiori con la scala alla tizia del primo piano che abitava in un'altra scala, e lì scoprimmo che questi fiori, con la terra di quei vasi, era praticamente talmente arida che erano settimane che non prendeva acqua. Quindi c'erano tutta una serie di circostanze che ci misero praticamente un po' sulla sua strada. E fu fatta una scelta investigativa, d'accordo con il PM, di fargli provare un attimino il carcere. Spesso di fronte a situazioni di questo tipo, con indizi non particolarmente importanti nei confronti di una persona, forse mandarlo in carcere e andarlo a interrogare subito, così come venne in mente al PM in quella circostanza, poteva esserci di aiuto. E infatti, diciamo, un parziale aiuto ce lo dà, perché questo, appena lo andiamo a interrogare, dopo neanche poche ore che era trattenuto nel carcere di Regina Coeli, ci racconterà poi di una persona che lui aveva visto esattamente all'orario in cui avevamo ricostruito la morte di Simonetta, tra le 17:30 e le 18:30, che usciva con un involucro che lui chiama un fagotto sotto braccio. Quindi l'unico che poteva sapere del fagotto, che erano poi gli abiti che mancavano di Simonetta, era lui, quindi l'assassino. E questa cosa ci fece convincere ancora di più del suo coinvolgimento, perché la persona che lui aveva visto e che, d'accordo con la moglie, che ci riferirà poi in questura essere diciamo la stessa versione, era in vacanza in Turchia con altre 10 persone, per cui fu valutata la sua posizione, e se non fosse stato insieme ad altre persone e all'estero, quella persona oggi forse sarebbe stata pure in carcere. Ecco, quindi insomma, in qualche modo credo che a quel punto però insomma vi siete convinti che mentendo. Io mi sono convinto, io ripeto, lo vado raccontando da tantissimi anni. Il suo coinvolgimento era per me una cosa scontata. Purtroppo il coinvolgimento di lui lo vedevo in quel momento come una persona attiva nell'omicidio, però non si riusciva a trovare degli elementi di riscontro a questa ipotesi investigativa che avevo fatto. Addirittura avevo trovato una sorta di movente, perché sulla scorta di un'intercettazione telefonica della figlia scoprì a Torino che lui aveva avuto anche delle attenzioni sessuali nei confronti della figlia, reato che purtroppo era passato in cavalleria visto il tempo trascorso, e quindi fu accertato anche questo. Quindi trovammo anche una ipotesi di movente nei suoi confronti, però non riuscimmo a trovare
quell'elemento determinante che lo inchiodasse alle sue responsabilità. E vabbè, so che poi insomma, poi ti chiederò qualcosa relativamente, anche se vedo che ci sono tantissime domande, ti chiederò qualcosa relativamente appunto al fatto se ci sono secondo te delle novità, ma volevo prima di chiedertelo, volevo farti un'altra domanda, che è questa: hai mai pensato che il portiere possa essere stato magari coinvolto in quella che poi il pubblico ministero ha chiamato, a mio avviso giustamente, anche se aveva sbagliato, avevano sbagliato, poi lo hanno dimostrato le sentenze, il colpevole, no? Appunto l'imputato. Cioè, hai mai pensato che il portiere potesse essere coinvolto da una seconda catena causale? Beh, questo ovviamente è una convinzione che poi va diciamo ingigantendosi nel tempo, perché non avendo trovato elementi di riscontro, perché non corrispondeva il suo DNA, non c'erano tracce di sangue nelle sue mani, non c'erano ferite, non c'era nulla, per cui è vero, sì, la sua figura era una figura centrale, forse più come un collaboratore magari dell'assassino, un complice dell'assassino, ma non l'assassino, ma comunque un personaggio coinvolto nella vicenda. E non pensi che, hai mai pensato, ecco questo volevo chiedertelo, hai mai pensato che in quel lasso di tempo che va dalle 5.20, 5.30, 17.20, 17.30, fino alle 18.00, tiene presente che Simonetta fa una telefonata alle 17.35 a una sua collega di lavoro, una collega che non conosceva, che conosceva soltanto per via telefono, che era quella che doveva dargli diciamo istruzioni sui dati da inserire nel computer, e che ad un certo punto evidentemente il computer si impalla e lei chiama questa signora, e alle 17.35 c'è la certezza che è viva. Che cosa ecco, ci fa? No, dicevo, hai mai pensato che il portiere, cioè che Vanacore, proprio in quel lasso di tempo dove voi avete giustamente, no, identificato un buco clamoroso nell'alibi, cioè tra appunto le 17.20 e le 18.00, possa essere uscito dal complesso di Via Poma? Questa purtroppo è un mistero, perché praticamente lui sparisce. Lui cercherà di dare sempre delle spiegazioni per dire ero lì, ma spiegazioni che poi non trovano riscontro con gli elementi che lui aveva fornito a sostegno della sua versione. E ripeto, lui dice di essere stato dapprima alla ferramenta in quell'orario, e in quell'orario non c'è stato. Dice di aver visto il ragazzo che rientrava col motorino, e il ragazzo non era rientrato col motorino. Dice di essere andato a fiare i fiori alla tizia del primo piano e non era andato. Cioè, quindi lui non riesce a darci una spiegazione sulla sua mancanza, perché era l'altro portiere poi che era fondamentale per noi come testimonianza, che ci dice che a questo, a un certo punto, 17.30 sparisce e lo rivede poi a distanza di ore, e lui non sa dirci in quel momento, in quell'orario, dove fosse. E Deborah, c'è qualche domanda interessante? Immagino che siano tutte domande interessanti, ma che pensi possano essere poste ad Antonio da parte della chat? Sì, però prima ne avrei una mia, posso? Certo, ma no, eccomi. Allora, dottor Del Greco, senta una cosa, è possibile che la lama che ha attinto la povera Simonetta non fosse parte di un tagliacarte, ma di un altro oggetto? Voi avete guardato altri possibili oggetti, magari anche di antiquariato, da collezionisti, bastoni da passeggio o altre cose da collezione, pugnali. Il problema è che sul posto del delitto l'unica cosa che trovammo, l'unico arnese che trovammo, fu un tagliacarte che aveva più o meno quelle dimensioni dei fori
che presentava, perché il foro di entrata nel corpo di Simonetta non era un foro lineare di una lama, ma era piuttosto rotondo, quindi come se fosse stata una sorta di cacciavite o comunque una cosa, un oggetto di questo genere, e noi pensammo potesse essere un tagliacarte del tutto simile a quello che trovammo, ma quello non era sicuramente l'arma del delitto, però un'arma che potesse essere più o meno di quella grandezza. Ecco, perché a me sono venuti in mente anche magari bastoni da passeggio o altre cose che potevano avere quella lama, sicuramente non degli oggetti diffusissimi, però magari qualcosa in mano a una persona da molto tempo che poteva far parte di una collezione o di qualcosa del genere. Vabbè. Però diciamo che in quel momento la ricerca dell'arma fu fatta in maniera molto meticolosa all'interno dello stabile, all'interno dell'appartamento, però diciamo non furono rinvenute né armi né coltelli, perché purtroppo era un ufficio, quindi non era una casa per cui poteva aver utilizzato un coltello e poi lavato, e le ferite che aveva la ragazza sul corpo, che poi venne anche confermato dal medico legale, erano ferite che presentavano più o meno una similianza con quell'oggetto che noi avevamo trovato. Ho capito. Senta, ci sono diverse domande su Roland Wöhler, sono qua. È un po' un tema però, un po' sensibile. Però il personaggio è un depistatore, quindi io sono disponibile a rispondere a tutte le domande, però secondo me perdiamo tempo con quel personaggio, perché quella sua storia fu una storia praticamente assolutamente inverosimile, sia nella, diciamo, nella realizzazione, no, di questo blocco che c'è nel quartiere, che non fu mai provato da nessuno, e il fatto che lui poi avesse mantenuto una relazione con questa signora, che in realtà poi negò in maniera abbastanza diciamo veemente diciamo questo loro rapporto. Io assistetti al confronto fra i due davanti al pubblico ministero, fu veramente una cosa drammatica. La donna si oppose in una maniera pazzesca alle dichiarazioni del Feller, che invece sembrava uno che le avesse studiate, che le avesse, tenendo presente che il Feller era in attesa dell'estradizione dall'Austria, quindi l'Austria ce lo richiedeva perché doveva scontare una sentenza molto molto forte in quel paese, per cui sai, essere un teste in un procedimento penale così importante, ovviamente lui aveva pensato poteva fargli fare, diciamo, farla franca su quello che poi sarebbe stato il suo destino processuale. Ecco, vedi, io credo che Antonio abbia detto una cosa che tutti noi pensiamo, cioè Roland Feller aveva altri motivi, probabilmente motivi personali, certo, o chissà quali altri motivi. E comunque era uno che aveva dato informazioni anche a personale, diciamo non coinvolto direttamente, ma personale dei servizi, quindi se c'era qualcuno che volesse, insomma, depistare l'indagine, era proprio Roland Feller, insomma. Quindi io disponibilissimo a rispondere a tutte le domande che vogliate farmi sul personaggio, però vi metto già in preventivo, insomma, che questo era un personaggio secondo me, certo, di bassissimo profilo. Però se voleva depistare, Wöhler, era un'idea sua o secondo lei era un'idea di qualcun altro? Lui aveva delle motivazioni, no? Lui aveva una motivazione in genere, no? Il cui prodest dei latini va sempre applicato, no? In questi casi, no? Lui tira fuori questa storia a distanza di 2 anni dicendo di aver rispolverato la propria memoria vedendo un programma televisivo, e fin qui ci sta, però c'è pure il fatto che lui doveva essere estradato di lì a pochi mesi verso l'Austria, e una situazione di questo genere sicuramente gli poteva dare un grosso contributo. Però chi gli suggerì, se qualcuno gli suggerì di intervenire proprio sul caso di Via Poma e come intervenire? O fu tutto congegnato da lui?
lui raccontò questa storia a un sottufficiale del commissariato di Flaminio Nuovo. Flaminio Nuovo era il commissariato competente per zona, e che praticamente questo sottufficiale era quello che gli faceva i controlli periodicamente nell'abitazione dove lui stava. Lui a un certo punto gli racconta questa storia, poi vede che la storia comincia a diventare importante e a questo punto comincia ad essere sempre più certo, no? Mentre nel primo interrogatorio parla di agosto, forse era l'inizio d'agosto, poi dopo si ricorda che era proprio il 7, il giorno in cui parla con la mamma, poi si vende l'intervista, perché subito dopo aver fatto il verbale con noi, un verbale lunghissimo, noi ovviamente avevamo i telefoni sotto controllo di lui, lui chiama uno di questi giornaletti che all'epoca andavano tantissimo e praticamente si vende l'intervista in esclusiva per non so quanti milioni dell'epoca, quindi diciamo è un personaggio che veramente, non lo so, io lo indicherei come uno squallore unico. Ecco, poi tra l'altro chiedono Lumi su quando effettivamente Roland Wöhler riportò la testimonianza, perché dicono che da un'intervista su un giornale lui lasciò intendere di avere riportato la testimonianza molto prima di quanto sia stato detto. A lei cosa risulta? Ma, noi prendemmo la testimonianza di Feller nel 1992, quando il commissariato di Flaminio Nuovo tira fuori questa storia dicendo: guardate, noi stavamo, anzi addirittura iniziò, mi ricordo che addirittura il dirigente del commissariato si prese una bella scuffia dall'allora questore, perché iniziarono un'attività di indagine per conto proprio sulla vicenda senza informarci che avevano un test che stava raccontando una storia per la quale noi procedevamo da tempo con la procura. Ricordo perfettamente che sarà il 92, perché lui tira fuori la questione del nipote di Valle. Il nipote di Valle è riconducibile al momento in cui ci sta l'attentato al giudice Falcone, perché ci sono i testi, i due esperti del DNA americani che vengono a Roma. Ho capito. Ecco, poi chiedono per noi come squadra mobile, è 1992, se poi qualcun 92. Altro ha iniziato a farle prima le indagini, non me ne assumo la responsabilità. Certo, però ci si domanda come a un austriaco occupato in tutt'altre faccende venisse in mente proprio una cosa così precisa come andare a raccontare qualcosa sul delitto di Via Poma e poi prendere di mira una persona in particolare. Beh, però, è strano, se, no? Se conoscesse la storia come è avvenuta, non ci sarebbe troppo mistero su questo. In effetti lui dice: nel 1992 io sto guardando un programma televisivo dove Corrado Augias ricostruisce il caso di Via Poma. A quel punto vede delle persone che in quel contesto praticamente gli ricordano che due anni prima avevano avuto con lui una relazione e che nel corso di questa relazione, esattamente al giorno del 7 di agosto, che poi diventerà preciso il 7 di agosto, la mamma di questo ragazzo si preoccupa di lui che non torna a casa. Lui sente la donna per tanto tempo fino alla sera tardi, fino a un certo punto poi la madre dice sì, è tornato a casa, ferito, bagnato, eccetera, eccetera. Quindi questa era la sua testimonianza. Lui dice: io non so nulla sull'omicidio, però so che praticamente la mamma di questo ragazzo, che guarda caso è il nipote di Cesare Valle, quella sera del 7 di agosto torna a casa ferito dopo essere stato a casa a trovare il nonno. Quindi il nonno abitava in Via Poma, viene ricostruito il caso in televisione e lui sente parlare per la prima volta di questa storia e dice: porca miseria, allora e va a raccontare questo. Però insomma, diciamo che ci sta come racconto, perché in effetti lo ricostruisce molto bene, c'è tutto, perché il programma televisivo c'è, mancano però quei presupposti che ci fanno assumere con assoluta certezza che questo fatto, primo, che sia avvenuto nel mese di agosto del 1990, e secondo, che effettivamente ci sia stato un blocco durante il quale lui casualmente intercetta sta telefonata con la mamma del ragazzo. Deborah, direi basta su Roland Feller, perché ci porta fuori strada, domande. Quello già ci ha depistato tanto, ci porta fuori strada. Esatto. Ci sono altre domande, ho delle cose nuove da dire. Per esempio,
chiedono se lei pensa che l'autore del delitto sia ancora vivo oppure no. Beh, questo non lo so, perché dipende dall'età che questo personaggio aveva al momento del delitto. Quindi tenete presente che sono passati 32 anni, quindi diciamo io ero un ragazzino quasi, quindi ci sto ancora, non so se c'è l'assassino ancora in circolazione. Però ripeto, quelle conclusioni alle quali praticamente arrivavamo con il quadramobile trovano poi sponda con un fatto più recente che poi vi racconterò. Sì. Ah, ecco, poi dicono che Catalani riferì che Pietrino Vanacore disse solo al quarto interrogatorio che passò la notte dall'ingegnere architetto Cesare Valle. Lei lo conferma, che accennò a questo solo al quarto interrogatorio? E questo dovesse chiederlo a Catalani, non a me, quindi se l'ha detto a lui io non lo so. A me lo disse subito che di aver passato la serata a casa di cosa? No, ma non è vero. Ok. Ecco, poi vorrebbero chiederle gli ascoltatori se lei sa per quali motivazioni l'appartamento del delitto fu riconsegnato ai proprietari, all'AIAG, dopo pochi giorni. Come mai? Il mancato congelamento. Il mancato congelamento è un fatto che avviene durante il sopralluogo. Il Catalani, su pressioni della stessa azienda, che era un'azienda che lavorava, quindi c'aveva dei dipendenti, evidentemente ritenne che non c'erano più altri elementi che potessero, diciamo, interessare l'inchiesta, per cui tanto era stato fotografato, era stato fatto il sopralluogo, era intervenuto la polizia scientifica, era intervenuto il medico legale, lo stesso pubblico ministero, evidentemente pensò che non ci fossero ulteriori elementi ostativi per la restituzione ai legittimi proprietari. Ripeto, non era un appartamento, era un ufficio dove ci lavoravano delle persone. Ecco, prima di passare magari alla parte più intrigante, no, di questo rapporto con un fatto nuovo, volevo chiederti, ma le foto, allora, Simonetta aveva dei negativi, poi io ho letto che in realtà aveva anche 5 foto stampate. Voi comunque avete stampato tutti i negativi che aveva Simonetta, vero? E ritengo di sì, questo fu fatto sicuramente dalla polizia scientifica. Tengo presente che quando viene fatto un sopralluogo, tutta la parte tecnica viene consegnata alla polizia scientifica, che poi la sviluppa momento per momento, e quindi è di supporto alla polizia scientifica, alla polizia giudiziaria che investiga sul caso. Quindi ogni volta che c'è una novità riguardo l'inchiesta, la polizia scientifica la comunica al titolare dell'inchiesta, che in quel caso ero io. Esatto, quindi diciamo i negativi che aveva Simonetta nella borsetta li avete stampati sicuramente. Ritengo siano stati stampati, sì sì. E niente, c'è, non so se c'è Daniele Piccione collegato. Io Daniele Piccione. Assolutamente. Eccolo. C'è Daniele Piccione. Daniele è un potremmo dire un consigliere di Stato, qualcosa del genere? Più o meno, sì. Più o meno, ecco, e lavora appunto al Senato in Parlamento. Perfetto. So che forse aveva una domanda da farti. E come no, io sono qua. Pronto? Suggeritemi tu, Igor, di quale delle mie 1000 curiosità tu volevi... Cioè, dovremmo tenere qua per le prossime 2 ore il Greco per fargli tutte le domande, però insomma ad esempio Del Greco ha già detto una cosa importante sull'arma del delitto, secondo me, cioè al fatto che ha detto che a suo avviso la scelta in qualche modo del tagliacarte è stata una scelta dettata dal fatto che è stata ritrovata là
Non è detto però che quella fosse l'arma del delitto. Esatto, però, somigliava molto perché la cui impronta rientrava, diciamo, in quella casistica delle ferite provocate alla Simonetta, alla povera Simonetta. Quindi ha detto un po' quello che noi pensiamo, ecco. Comunque, scegli tu qual è l'argomento che ritieni più importante. Avevo in realtà due domande che mi incuriosirebbe tanto vedere esaudite oggi. La prima è questa: che cosa ricorda, che cosa pensa e che cosa le suggerisce la vicenda delle scarpe, il posizionamento delle scarpe della povera Simonetta? Se trae qualcosa da questo elemento. Quello che ho sempre pensato riguardo le scarpe e il posizionamento delle scarpe, che erano nell'angolo più estremo dell'appartamento di Via Poma, e che fossero il tentativo estremo di Simonetta di evitare la furia omicida di questa persona che si era introdotta all'interno degli uffici, le scarpe slacciate, messe una in fila all'altra, quasi come un tentativo di aspettare che accadesse qualcosa, che intervenisse qualcuno, ecco. Questa mi ha sempre dato l'idea del posizionamento così, diciamo, perfetto, così lineare delle scarpe in quella posizione. Come se lei volesse prendere tempo, questo intendi? Esatto, sì, mi spoglio, ho capito che c'è una furia animale da quell'altra parte, quindi cerco di assecondarlo slacciandomi perfettamente con calma le scarpe, mettendole in quella, sperando che in quelle frazioni di tempo qualcuno potesse intervenire in suo soccorso. Sì, è una tesi che ha grandissimo seguito, devo dire, è molto intelligente anche, no? Perché a parte il merito dell'idea, perché spiegherebbe, è l'unica cosa forse che può spiegare l'evento di quel posizionamento, se effettuato proprio da Simonetta. È noto anche che Simonetta lavorava in un altro ufficio, lavorava in un'altra stanza che era praticamente molto distante rispetto al punto dove sono state ritrovate le scarpe, quindi quasi che lei fosse fuggita verso il punto più estremo della casa, e a quel punto, non essendoci più via d'uscita, che deve fare? A secondo questo maniaco, e quindi mi tolgo le scarpe piano piano, sperando che arrivi qualcuno al mio soccorso da un momento all'altro. E la seconda grande domanda invece è quella su cui forse ci siamo affaticati di più in questa situazione nelle numerose puntate precedenti, ed è quella del problema dell'accesso e della chiusura della porta dell'appartamento a delitto compiuto. Sì. Qui ormai penso, Igor, che lo possiamo dire, no? Cioè c'è una strisciante, consolidata opinione secondo la quale l'assassino deve aver potuto disporre di un posto di gestione del momento più critico dell'intera vicenda, e quindi deve aver avuto una forma di riparo. Sempre se è l'assassino che ha chiuso le quattro mandate. Voi immaginate una persona che commette un omicidio di quel genere con 29 stilettate date con una violenza tale che le ferite erano profonde mediamente 11 centimetri nel corpo della ragazza, che se solamente si fa un tentativo di prova su di un cuscino si vede che praticamente è uno sforzo notevole quello fatto per fare una cosa di questo genere, quindi un atto di pazzia, un raptus, e così l'assassino va via, porta le chiavi e chiude con quattro mandate, e l'assassino scappa, insomma, non c'ha necessità di pulire o di richiudere l'appartamento con quattro mandate. Quindi io ho sempre pensato che fosse un complice. Mi permetto solo di fare un riassunto delle cose che si sono dette qui, insomma, anche peraltro non un riassunto in certa misura esaustivo. No, l'idea alternativa a questa, che è una riflessione assolutamente condivisibile in punto di logica, è che lui abbia potuto disporre di un periodo di cooling off, no? In cui è riuscito a raffreddare quella violenza enorme cui si faceva riferimento poc'anzi,
e quindi a diciamo farvi succedere una gestione dei momenti successivi molto più posata. Ah, sì, ma è un'ipotesi anche questa, però diciamo quello che ci viene in mente è che uno che entra in un appartamento nel tentativo di fare una violenza sessuale nei confronti di una ragazza, una violenza che non riesce, un impeto, uno scatto di ira che porta a fare quell'omicidio così come è stato fatto, e poi improvvisamente che fa? Si mette lì, pulisce per terra il sangue che è stato versato, esce tranquillamente da 4 mandate. Io non la vedo una cosa, cioè io ne ho trattati più di 100 di omicidi, non mi è mai capitato un fatto di questo genere. Oddio, può capitare tutto, però insomma vedo molto più vicina la mia tesi, la mia conclusione, che non un ravvedimento dell'assassino in un tempo che magari quanto è stato lì, se non magari aiutato da qualcuno. E oggi alla luce degli ultimi sviluppi che ci sono stati sul caso, posso tranquillamente dire che se trova riscontro questo diciamo elemento di novità, ritorna in ballo veramente in maniera prepotente la figura del portiere, non più come l'assassino ma come il complice dell'assassino. Ecco, questa è certamente, come dire, un'affermazione che susciterà molti interrogativi. Puoi essere un po' più preciso? No, perché entro i limiti. C'è un'inchiesta in corso nuova e quindi non posso entrare troppo nel dettaglio, però secondo questa nuova testimonianza, una persona che praticamente è compresa nel gruppo degli attori che hanno calcato il teatro di Via Poma non ha detto la verità, quindi il suo alibi non c'è. Quindi questo alibi che si era fatto non c'è. In più questa persona era forse l'unica che conosceva la ragazza, ed era l'unica che praticamente forse non abitava troppo lontano dal posto dove è avvenuto il delitto. Ma ho capito. Dottor Greco, scusi, una domanda che ho sentito fare tante volte e me la pongo anch'io a questo punto, però ragionevolmente, ma chi glielo fa fare a una persona come un portinaio di un condominio di coprire un omicidio? Ma se io lo chiedessi al mio portinaio, non credo che sarebbe pronto ad aiutarmi. Però bisogna vedere che tipo di rapporto c'è tra il portinaio e l'assassino. Insomma, diciamo, molte volte gli assassini hanno avuto la copertura da parte di persone che poi alla fine che ha rischiato questo, ha rischiato 48 ore di carcere e poi è uscito, insomma, cioè 48 ore, insomma, pochi giorni di carcere e poi è uscito. Non è che sapeva benissimo di non rischiare una condanna per l'omicidio, perché non l'aveva fatto, quindi difficilmente un rapporto con questa persona frequentante il palazzo. Non può andare oltre, perché non posso andare via. Quello che ho detto fine, basta. Esatto, non può andare oltre, perché altrimenti l'unica cosa che mi esalta in questo momento è rispetto a tutte le fesserie che sono state dette negli anni, questa invece va ad avvalorare ancora di più la indagine pura che fu fatta nella prima fase processuale. Sì, siccome diciamo sono abbastanza convinto di aver capito, poi insomma sapevo un po' le cose che tu hai accennato. Ma hai detto che hai parlato con un avvocato. Parlato con un avvocato, sì, quindi certo. L'avvocato conosco bene, senza che facciamo il nome, conosco bene le cose che tu hai detto e sono contento che ci sia in qualche modo la tua,
come dire, il tuo interesse che è continuato nel tempo in sì, non ho questa io, storia. Come ho più volte detto, non ho mai smesso un attimo di pensare a questo omicidio, perché peraltro poi è uno di quegli omicidi che mi ha colpito di più, e che sta povera ragazza che ho visto così crivellata di colpi, sbattuta poi anche sotto il profilo giornalistico, no? Tutte le varie ipotesi, prostituzione, alcune anche brutte, ecco, prostituzione, brutte, alcune brutte, anche decisamente brutte. Tu pensa che questa ragazza che guadagnava circa 500.000 lire al mese, sì, e abitava al quartiere del Tuscolano, attraversava la città di Roma per andare a lavorare in un agosto torrido per 200.000 lire, che se fosse stata veramente una prostituta le avrebbe guadagnate con una prestazione. Questa ragazza così, 19enne, che attraversava Roma, che si portava il panino per non scendere neanche al bar dentro la borsetta, insomma, essere trattata da prostituta veramente fu una cosa terribile. Io vedevo l'angoscia, vedevo diciamo la paura stessa che negli occhi del papà, che veniva quasi tutti i giorni in questura per chiedere dello sviluppo delle indagini, ed era una cosa veramente brutta, quindi questa cosa mi ha colpito tanto. No, ma questo lo capisco, e poi so bene che hai sempre cercato di... Tu sai che io mi sono sempre opposto a scrivere un qualcosa riguardo questo fatto, perché non ritenevo giusto nei confronti di lei, nei confronti della famiglia, nei confronti delle indagini e del mio lavoro scrivere una storia sul delitto di Via Poma. A 30 anni dall'evento, io sai che ho scritto diversi libri con Massimo Lugli, sì, il Massimo, nostro, certo, insomma, il nostro no, editore quindi ci disse: guarda, a 30 anni, insomma, alla fine fece tanta di quella pressione che fummo quasi costretti, io e Massimo, a scrivere la storia del delitto di Via Poma, ovviamente romanzata, in un libro. E quindi praticamente in quel momento, attraverso i social, attraverso le interviste, attraverso, che poi sai, io il 7 di agosto di ogni anno io sono bersagliato da decine di telefonate da parte dei giornalisti che mi chiedono di revocare praticamente quel periodo, e quindi questa è una storia che va avanti da 30 anni così, quindi il caso è un caso veramente quasi nazionale. E quindi questa popolarità, no? questa diciamo pubblicità al fatto che io stessi scrivendo il libro ha fatto sì che tantissime persone, ma veramente tante, hanno tentato attraverso i social di mettersi in contatto con me e parlarmi delle loro idee intorno al caso. C'è chi diceva: è stato questo, è stato quell'altro, sai, questo non è un gioco a premi, no? Che sai, tiri fuori l'assassino così dal niente, no? Secondo me è questo. Però io me le sono fatte tutte quante, io ho incontrato tutte le persone che mi hanno dato indicazioni, me le sono date a sentire, perché ancora oggi mi sento un investigatore, mi sento proprio veramente ancora che potrei dare veramente ancora tanto alla mia amministrazione. Purtroppo l'età non mi consente di poter lavorare ancora, però me le sono date a sentire tutte quante, fino a quando non ho trovato una testimonianza che effettivamente scombussolava tutte. È una testimonianza assolutamente verosimile, con la storia, e assolutamente diciamo da fonte qualificatissima. E quindi la prima cosa che ho fatto, mi sono messo in contatto con la famiglia dei Cesaroni per dire: attenzione, guardate, c'è questa storia qua, che vogliamo fare? E quindi è successo tutto. E questo è molto importante, e speriamo che questi accertamenti diano qualche risultato concreto. Speriamo. E comunque grazie a te, grazie all'impegno della famiglia che nell'ultimo periodo, per fortuna, è ripreso in maniera molto, molto massiccia anche da parte di Paola. Io spero davvero che si possa dare giustizia, appunto, come dici tu, a questa ragazza di periferia andata a morire, diciamolo, no? In quel palazzo
della Roma Palazzo... bene. Esatto, della Roma bene. Allora, Antonio, grazie per aver grazie fatto anche per aver raccontato questa cosa qui. Grazie, te ne sono molto grato. Grazie veramente, dottor Greco. Abbia pazienza se si vuole scavare un po', se si è curioso. Del Greco, mi chiamo Del Greco. Del Greco. Ah, Del Greco, scusi. Prego. Del Greco. Ok, bene. E benissimo. Allora, grazie Antonio, grazie. Grazie, buona serata e buona continuazione di trasmissione. Sì, grazie. Buona serata, grazie. E allora, Igor, qua si erano anche accumulate altre domande, diciamo che è scappato appena in tempo il beh, dottor tantissimo, Del Greco. È emerso tantissimo. È emerso tantissimo. Diciamo che un po', insomma, in realtà sapevo di tutte queste cose che Antonio ha in parte, perché di più non si può fare, non si può assolutamente aggiungere niente di più, anzi credo che Antonio sia andato veramente sulla linea, oltre non si può andare, però ecco, penso che sia importante, no? E credo che non sia un caso che in qualche modo questa storia la stiamo raccontando noi, che da 2 anni non facciamo altro che analizzare, che raccontare, che far emergere elementi nuovi. Ecco, tu all'inizio hai detto una cosa, no? Che ci saranno tanti libri che verranno presi e gettati dalla finestra. Sì. Anche tanti video, perché poi adesso c'è la mania dei video, che verranno presi e gettati dalla finestra. Ecco, sì. Sono contento di poter dire, ma non per i libri e per i video, che sono comunque frutto di lavoro e quindi meritano rispetto, ma sono contento di poter dire che è esattamente così. Se verranno verificate alcune cose, forse ne veniamo fuori, forse Simonetta, oltre che ad una strada di Roma intestata a lei, avrà finalmente giustizia. Ma ecco. Poi diciamolo, Igor, tu stesso stai aggiornando un tuo libro precedente sull'argomento, no? Beh sì, anche se appunto ovviamente nel momento in cui io insieme a Luca Dato Non smetterò mai di ripeterlo, perché è lui in realtà che sta facendo un grande lavoro di aggiornamento. Naturalmente ci confrontiamo costantemente su tutte le cose che emergono di volta in volta, quindi il libro lo firmeremo insieme. Ma sì, ecco, ci sarà una nuova edizione della Ragazza con l'ombrellino rosa. Ecco, io spero che questa nuova edizione sia l'edizione che ci permetta, no, di fare il punto definitivo su questo delitto. Ed è stato ed è ancora un lavoro duro, perché ci troviamo ad analizzare centinaia di carte delle quali non sospettavamo nemmeno l'esistenza. Ecco, Daniele, ci sei? Piccione o Bronzi? Piccione? Vi seguo. Eccolo. Ecco, Daniele, solo una piccola considerazione, tanto oramai diciamo che siamo andati decisamente fuori argomento, per cui magari tra un po' ci facciamo una chiacchierata con... che so che ci sta ascoltando, con Black Pralin, e vediamo un po' di che cosa ne viene fuori. Daniele, le tue impressioni al volo sulle cose che ha detto Antonio? Ci sei? Mi sa che Daniele... Sì, ci sono, scusate, ho un momento di linea che va e viene per me. Ah, ecco. Adesso arrivo.
Ma ci sarebbe tantissimo da dire. A me colpisce molto questa ricostruzione circa le scarpe, che ovviamente non è nuova, non è nuova, però insomma quello che mi colpisce della ricostruzione è la sicurezza con cui viene affermata, cioè lui è veramente molto persuaso di questa ricostruzione che fa, come del pari mi sembra molto molto sicuro, molto forte su questo aspetto di distonia, no? Di cui abbiamo sempre parlato, cioè tra la crudeltà, la violenza, l'aspetto da raptus della condotta omicidiaria e poi la condotta raffreddata successiva. È chiaro che lui non crede minimamente all'ipotesi del momento di raffreddamento, di riflessione, di cooling off, appunto, e poi la gestione molto oculata del post, ma evidentemente allude, pensa o sottende una sorta di seconda catena causale, insomma, questo mi pare che si possa dire. E già questi due spunti mi paiono enormi, sono quelli che forse più di tutti mi hanno interessato, mi hanno colpito. Mi fanno capire anche una delle sue principali caratteristiche, no? Che è quella di essere una persona, insomma, come deve essere un investigatore, mi si consenta di dirlo, cioè abbastanza sicuro di quello che crede, che ricostruisce anche in base alla propria esperienza. È una qualità che a chi fa professione intellettuale, esclusivamente intellettuale, può sembrare a volte un difetto, no? Cioè il fatto di dubitare poco. Noi quando ci confrontiamo da posizioni di studiosi con questioni di polizia criminale o di polizia giudiziaria attiva, vediamo sempre, ci poniamo sempre la stessa domanda: ma come facevano a essere così ingenuamente sicuri di un punto che invece era così controverso? Mentre poi, ecco, lancio questa pietra nello stagno che vale per tante questioni, forse hanno ragione loro. Questo è un campo in cui è vero, il dubbio aiuta sempre, lo spirito critico è sempre funzionale ai risultati, però bisogna poi anche essere abbastanza fiduciosi della propria qualità intuitiva. E io questo l'ho rivisto in quell'affermazione che lui ha fatto sulla vicenda delle scarpe, no? Perché adesso è obiettivo, possiamo dirlo sinceramente, che non è anche possibile che la cosa sia andata in tutt'altro modo. Sì. Certo, è anche possibile che la cosa sia andata in tutt'altro modo, però quelle scarpe con i lacci allentati certamente fanno anche pensare a quello che ha detto Antonio Del Greco, e cioè che Simonetta cercava in qualche modo di prendere tempo, di cercare di dare ad una situazione che probabilmente si stava mettendo male magari un diverso esito. Questo poi lo disse anche Antonella Fucecchi qualche puntata fa. Fu proprio Antonella Fucecchi a dire che anche secondo lei un'interpretazione poteva essere quella. Devo dire che è quello che provo anch'io davanti a questa scena. Quello che a pelle mi sento più vicino è proprio questo prendere tempo. Perché le altre ipotesi, con il profilo di Simonetta che noi conosciamo, l'ha appena descritta anche Antonio Del Greco, una ragazza che lavora per pochi soldi, fa il giro della città, lavora in nero e tutto il resto, no? Cosa avrebbe a che vedere questo cosiddetto spogliarello di seduzione di qualcuno? Nulla, o no? Io infatti diciamo che la volta scorsa Max Parisi ha delineato un po' questa situazione. Ovviamente credo che non ci sia bisogno di dirlo, ma insomma non condivido questo tipo di ricostruzione. Sono invece convinto che davvero Simonetta si è trovata di fronte una bestia. Non credo che ci sia un altro modo di definirla. Ed ecco che forse si capisce perché in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, da quando
ho saputo un po' quello che stava accadendo, abbiamo cercato insieme a Luca, a Luca Dato, di centrare l'attenzione proprio sui movimenti all'interno del cortile di Via Poma e in particolare sui movimenti di Pietrino Vanacore. Un po' la scelta che avevamo fatto insieme a Luca, cioè quella di dire bene, fidiamoci di quello che racconta Nicolino Grimaldi, perché Nicolino Grimaldi, certo, si può dire, Igor, che sia stata un po' la vostra scelta primigenia, no? Sì, certo, sì. Perché quello che racconta Nicolino Grimaldi è non solo è realistico, no? Ma lui fa davvero uno sforzo per cercare di collocare una catena di eventi. E c'è poco da fare. È davvero il testimone ideale, eh? Voi fate bene a partire da lì, perché è davvero il testimone ideale. Cioè, esatto. Con il quale si sforza senza andare ultra vires, no? Cioè senza cercare di costruire o compensare o riempire con la propria fantasia, ma anzi cercando di far capo a tutto quello che ricorda da posizione disinteressata, appunto, ecco, senza eccedere. Ecco perché c'è quello snodo cruciale di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, che probabilmente anche preso da solo spiega tantissimo. Sì, e c'è un altro elemento che è fondamentale, cioè c'è il fatto che davvero ad un certo punto c'è poco da fare. Pietrino, tu sai che cosa penso, insomma, no? Io penso che davvero si sia trovato in una situazione più grande di lui, ma ad un certo punto però scompare e c'è poco da fare, scompare, non c'è più, non sta da nessuna parte. E Del Greco ha confermato alcune cose che evidentemente è da oramai mesi che noi andiamo raccontando e ripetendo, e cioè attenzione, il tagliacarte probabilmente non è l'arma del delitto. Sì, è vero, l'arma del delitto ha delle caratteristiche simili a quel tagliacarte, ma è lo stesso Carella Prada che ci dice che le caratteristiche sono fortemente diverse. E dopodiché, attraverso le testimonianze di Nicolino Grimaldi, abbiamo tentato di ricostruire gli spostamenti di ciascun soggetto presente nel cortile e dei soggetti, insomma, in qualche modo di passaggio. Tra l'altro Nicolino Grimaldi è fondamentale anche nella vicenda della quale poi probabilmente parleremo la prossima volta, e cioè appunto del ragazzo dell'Identikit, perché poi a un certo punto vedrà, e lo dirà, vedrà in mezzo alla strada il colonnello danese che guarda verso l'uscita della palazzina B del complesso di Via Poma, perché evidentemente insospettito lui, no, da questa persona che forse probabilmente con il delitto non c'entra assolutamente niente, che ha visto entrare, e poi lui utilizzerà un termine molto preciso, perché aggiungerà che è poi ridisceso, cioè quindi in qualche modo lo aveva visto entrare dentro lo stabile, e quindi per questo si pone, prima di salire in macchina, di allontanarsi, vuole essere sicuro che questo personaggio, che a lui era sembrato un balordo, d'altra parte le testimonianze che ho raccolto dicono che in Via Poma, soprattutto d'estate, c'era un gran viavai di gente che non c'entrava niente con il complesso di Via Poma, e questo provocava ovviamente in questo palazzo della Roma Bene numerosi mal di pancia, e siccome tra l'altro Danese abitava lì, si piazza praticamente in mezzo alla strada e cerca di vedere
che cosa sta accadendo, insomma, se questo personaggio esce oppure no. Ecco, quindi tutti questi elementi portano verso una direzione precisa, che è quella a cui ha accennato. Io ho evitato accuratamente di dirlo in questi giorni, ovvero in questi mesi, diciamo quello che stava accadendo. Ci ho tenuto, ovviamente, ho voluto che in qualche modo lo facesse proprio lui, Antonio Del Greco, perché poi è stato lui a raccogliere comunque una testimonianza cruciale, fondamentale. Ma l'ha fatto, l'ha detto veramente. Sì, no, volevo che fosse lui a raccontarlo. Sì. Volevo che fosse lui a raccontarlo, perché francamente a me la cosa sembrava così grande, no, che avevo... È stato parco di censure, però, non ha... Cioè, sì. Ha detto tutto quello che poteva dire, veramente. Ha detto quello che poteva dire, e d'altra parte nessuno di noi dirà nulla di più o aggiungerà nulla di più a questa vicenda che appunto si sta evolvendo. Finalmente, dopo 32 anni, forse, no? C'è una pista diversa da quelle che fino a questo momento sono state seguite, e che forse potrà portare a quello che tutti noi auspichiamo, ovvero alla giustizia per Simonetta. Ecco, io dico che adesso possiamo, Daniele Bronzi, chiami. Sì, subito. Black Praline. Subito. Intanto andate avanti, datemi il tempo. Sì. E allora, Deborah, che impressione ti ha fatto? Sei un po' emozionata? Sì. Sono un po' emozionata e sono anche contenta, maleficamente, diciamo, di essere riuscita a toccare un pochino il limite oltre il quale non poteva più rispondere. Ecco, questa cosa... d'altronde... Grande, sì, è vero questo, Deborah. Questo è vero, l'hai portato proprio sulla linea. Poi lui... ha capito che se ti seguiva sarebbe andato oltre e si è ritratto. Certo, ma c'è moltissima curiosità. I nostri ascoltatori hanno fatto tantissime domande, ce ne sono anche per alcune voi. Alcune le ho viste, però diciamo che non si può rispondere alle domande che vengono fatte, almeno ad alcune domande che vengono fatte non si può rispondere. Ci sono anche degli ascoltatori che seguono, praticamente controllano che tu segua perfettamente la scaletta della trasmissione, Igor. Guarda che sei sotto controllo, stai attento. Va bene. Perché mano a mano dicono, guarda che la scaletta dice che affronterete questo e quest'altro, noi lo stiamo aspettando. E d'altronde abbiamo digressioni. Non vogliono digressioni, però insomma diciamo che questa testimonianza di Antonio Del Greco, questo racconto tra l'altro di tutta questa storia, la sua disponibilità anche a rispondere alle domande, credo che abbia fatto luce, no, su molti punti dei quali ancora si discute, ma si discute secondo me tornando indietro, non andando avanti, perché andare avanti significa prendere atto del fatto e... Oh, Igor, scusa se ti interrompo, ma mi dà un numero inesistente. Allora va bene, diamo un attimo di spazio a Igor per ridare il numero a Daniele Bronzi, il numero corretto, così grazie. Riusciamo, perché la nostra prossima ospite, lo ricordiamo, è la famosa Black Praline. Black Praline, creatrice di un canale YouTube interessantissimo, con dei podcast su casi true crime che sono scritti veramente molto bene e interpretati altrettanto bene, davvero avvincenti. Tra l'altro, proprio oggi prima della trasmissione ne ho voluto ascoltare uno
che è Via Poma 6 anni prima, dove si parla della povera signora Moscatelli, che purtroppo fu uccisa in Via Poma in un'altra scala, nella scala E, se mi ricordo bene, e 6 anni prima di Simonetta Cesaroni. Anche questo è rimasto un delitto irrisolto. Il cosiddetto antefatto, no? Il cosiddetto antefatto, perché può essere letto in diversi modi questo delitto, perché è irrisolto, no? Per cui c'è chi esclude che possa trattarsi dello stesso autore di questi omicidi, c'è chi dice che hanno qualcosa in comune, però finché non troviamo almeno uno degli autori di almeno uno di questi omicidi, non possiamo né escluderli né accomunarli, perché non ne abbiamo in mano neanche uno, giusto Daniele? Sì, sì, questa è una vecchia storia, una storia piuttosto oscura, no? Ma anche affascinante. Daniele, te l'ho, scusa un attimo, Daniele, te l'ho rimandato il numero, vuoi provare? Sì, ho visto, infatti è differente. Chiamo subito. Ok, vai. Sì, volevo dire, è una questo è un problema nel problema. È ovvio che c'è una tendenza a cercare di vedere, almeno secondo certi orientamenti, una catena, no? E quindi evidentemente è operato di un serial killer. Però, ecco. Però. Bene tu, Deborah, cioè non abbiamo la prova, non abbiamo, non la prova, la prova è chiaro che no, ma non abbiamo né l'indizio favorevole a una ricostruzione di consecutività, di legame, e né però elementi che facciano propendere per il negativo. D'altro canto, la coincidenza che in un palazzo di quel tipo vi siano due morti violente di quel genere fa riflettere, questo non si può negare, insomma. Ma a proposito di possibile serialità, ci chiedono di vedere l'identikit, eccolo qui. Eccolo qua, l'identikit del ragazzo delle ore 16 o 16.30, Igor, correggimi. No, tu. È diciamo 16.10, circa 16.10, 16 e qualcosa. 16. Ecco, questo è l'identikit di questo ragazzo delle 16.10, visto dal colonnello danese entrare con un fare un po' spiccio, diciamo, giusto, nel complesso di Via Poma. Sì, sì, poi insieme a Luca abbiamo ricostruito un po' tutto. In effetti forse il suo fare un po' spiccio era dovuto al fatto che aveva parcheggiato davanti ai cassonetti, e questo è un particolare in effetti del quale si è parlato poco, perché i cassonetti stavano a metà tra Via Poma 2 e Via Poma 4. Ecco, nel momento in cui lui parcheggia di fronte ai cassonetti, tra l'altro poi va bene, insomma, più in là ne parleremo meglio di tutta questa di tutta questa storia, in realtà, beh, insomma, si può ammettere che un po' di fretta ce l'avesse, ecco. Sì, è molto razionalizzata come spiegazione, ma sicuramente efficace, perché poi alla fine, insomma, chi abitava a Roma nel 1990 sa che, diciamo, vigeva la più completa anarchia stradale, no? Che non c'era da preoccuparsi quasi per nulla se in un'estate si fosse lasciata una macchina in quelle condizioni di disagio, insomma, le possibilità di subire una qualcosa di negativo, cioè una multa, un incidente, un blocco, non erano magari elevatissime, però una risposta, sicuramente una risposta. Vediamo abbiamo Black Palin, non so come si pronuncia, in linea. Buonasera, allora, buonasera a tutti. Eccola. Eccomi, ecco, buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera, vi sento bene, grazie per l'invito. Bene. Buonasera. Allora, intanto una domanda d'obbligo, direi, e cioè immagino tu abbia seguito la diretta. Certo. E quindi che impressioni hai avuto dal lungo racconto di Antonio Del Greco? Avrei voluto che parlasse ancora e ancora, perché ha detto sicuramente delle cose molto che lasciano molto pensare, ecco, anche se secondo me tutti noi più o meno, no? Adesso ancora meglio, forse un'idea ce la siamo schiarita ancora un po', secondo me.
io sono dell'idea che forse si potrà magari aggiungere un pezzettino al puzzle, perché le cose che sono state dette questa sera mi hanno colpita molto. Ecco, raccontaci il tuo personalissimo rapporto con il delitto di Via Poma. Dunque, quando è successo, io avevo compiuto 13 anni da poche settimane. Devo dire che è stato veramente il mio primo impatto brusco con la cronaca nera, perché mi trovavo in vacanza, sentii per caso il TG della notte, faceva molto caldo, mia nonna stava guardando la televisione, scesi di sotto e rimasi scioccata da questa notizia. C'era il TG della notte, c'erano informazioni molto, molto scarne, si parlava dell'omicidio di questa ragazza. Io ricordo che rimasi scioccata e contai sulle dita della mano quanti anni più di me avesse questa Simonetta. Rimasi sconvolta, dicevo 8 anni più di me. Da quel momento iniziai a pensare continuamente a Simonetta, a pensare come potesse essere potuto accadere una ragazza così giovane uccisa in questo modo. Da quel momento diciamo che il mio interesse nei confronti della cronaca nera crebbe a dismisura, e in qualche modo devo dire che forse non esagero a dire che più o meno tutti i giorni della mia vita io abbia pensato a Simonetta, perché ho sempre letto tutti gli articoli usciti ovunque, tutti i libri, ho guardato tutte le trasmissioni televisive, e vi dico che ancora oggi, ancora questa sera, che sul luogo di lavoro a una certa ora io mi trovo da sola, ecco, io ogni volta che sono da sola in questo posto io un pensiero a Simonetta lo faccio, perché da donna penso veramente al terrore, alla paura, alla sensazione di impotenza di fronte a un simile pazzo, perché una bestia del genere, alla paura che deve aver avuto Simonetta, o nel rendersi conto a un certo punto di non essere sola lì dentro, o nel rendersi conto che la persona che lei stessa ha fatto entrare probabilmente non aveva delle intenzioni buone nei suoi confronti. Quindi mi ha colpito il discorso delle scarpe. Anche io ho sempre pensato, probabilmente inizialmente pensavo che lei si fosse voluta liberare delle scarpe perché avesse caldo, perché tanto era sola, quindi poteva anche, diciamo, no, mettersi un pochino più libera. Però effettivamente il fatto che lei abbia cercato, come dicevate, di prendere tempo, di dire ok, tolgo le scarpe, vediamo che succede, ecco, anche questo è un particolare da brividi, ancor più del delitto ai tempi. Quando ero tredicenne mi colpì l'ufficio, cioè se io devo pensare alla cosa che più mi terrorizza, oltre ovviamente, mi sembra scontato dire, all'efferatezza del delitto, la modalità, la brutalità, ma quell'ufficio, quel corridoio, quella penombra, quelle stanze vuote che a un certo punto diventano teatro di un massacro. Ecco, la puntata di Telefono Giallo è andata in onda la prima volta che ho già trattato il tema. Sono riuscita a vederla nel 2015, perché ai tempi mi terrorizzarono non tanto le ricostruzioni, le fotografie, ma le immagini dell'ufficio. E quindi devo dire che ancora in questo momento, mentre io ne parlo, mi sento veramente scossa. Ed è per questo che io ho scelto di non trattare, di non raccontare mai in nessun podcast il caso di Simonetta. Questo è, diciamo, quello che posso dirvi da parte mia. Deborah, prima avevi fatto una serie di domande, comunque volevi chiedere un po' di cose a Black Pralin. Direi che è il caso di procedere. Sì, tra l'altro abbiamo qualcosa in comune, Black Pralin, perché anche io nel momento in cui è accaduto il delitto di Via Poma ho sentito qualcosa, perché io lavoravo proprio in quella zona in quelle domeniche, sabati d'estate, e in palazzi simili a quello di Via Poma, o comunque molto vicini, e per cui capisco che poi, insomma, sia un caso che colpisce, insomma, lascia un pochettino il segno. Black Pralin, a parte che devi sapere che Igor e io discutiamo sulla pronuncia della Pralin, che secondo me è uno squisito cioccolatino dal nome francese,
e mentre Igor preferisce pronunciarlo all'americana. La tua pronuncia qual è? Io l'ho pensato all'americana, se devo essere sincera, però va bene in qualsiasi modo, non importa. Ho capito. Senti, cosa c'è? Qual è il filo che lega la praline con gli assaggini di paura? Mi sembra che ci sia un filo quasi culinario, gastronomico in questo tuo canale, insieme ai delitti, o mi sbaglio? No, non sono per niente ferrata in cucina, per niente. Posso dire che ho pensato inizialmente di fare dei racconti molto brevi, che il podcast l'ho proprio intitolato Assaggini di paura. Volevo che fossero dei racconti brevi. Poi ho pensato a come potevo chiamarmi, dovevo scegliere un nick, e allora ho pensato: che cos'è un assaggino piccolino nero? E ho pensato a questi dolcetti che sono scuri, no? Di cioccolato fondente, che si mangiano in un sol boccone, e allora mi è venuto in mente questo nomignolo, tutto lì. Ecco, e sei tu che scrivi tutto questi contributi, ti studi questi casi, sì. Raccontaci un pochettino qual è tutto il lavoro che c'è dietro a questo bellissimo canale. Ti ringrazio, io sì, scrivo tutto io, diciamo che cerco sempre di trattare dei casi, ho trattato anche casi molto conosciuti, ma ho cercato anche di concentrarmi soprattutto su casi magari di cui si è parlato poco. In particolare anche casi magari lontani nel tempo, diciamo che il procedimento è sempre lo stesso, che si tratti di casi recenti o meno. Io prima c'è una fase di documentazione, per cui leggo tutto quello che posso leggere, mi documento, vado a cercare anche nei casi di storie di delitti molto vecchi, vado a cercare negli archivi dei quotidiani, gli articoli proprio dell'epoca, infatti spesso cito anche testualmente le parole dei cronisti dell'epoca, ed è anche bello sentire, no, il modo di esprimersi che avevano un tempo rispetto ad oggi, e quindi leggo tutto l'impossibile e da lì poi cerco di ricostruire, penna alla mano e foglio di carta, perché non scrivo mai al computer perché non mi piace, ricostruisco pedestremente tutti gli orari, gli spostamenti, le situazioni, ogni movimento, mi segno tutti i protagonisti, i nomi degli inquirenti, le vittime, i testimoni, e poi da lì scrivo, diciamo, mi faccio una sorta di, come posso dire, di canovaccio, no? Si dice, faccio dei punti e nella maggior parte dei casi vado un po' a braccio, poi c'è chiaramente un momento di montaggio, no? Che richiede l'eliminazione degli errori che faccio magari mentre parlo, e poi diciamo che il lavoro è questo, sostanzialmente mi ci vogliono parecchie ore per creare, diciamo, per avere chiari i punti, e poi da quel momento prendo un microfono, mi siedo davanti a un microfono e parlo, per poi, diciamo, sistemare alla fine il parlato e pubblico quello. Ogni quanto tempo riesci con tutto questo lavoro che c'è dietro a questi 20 minuti circa, no? Di durata di questi podcast? Anche adesso ultimamente stanno durando anche quasi un'ora, perché ecco, ci sono dei casi che richiedono, infatti non sono più assaggini di paura in alcuni casi, perché sono diventati lunghissimi, perché più il caso è complicato e più non si può dedicare soltanto un quarto d'ora, quindi qualcuno arriva anche a un'ora e diciamo che la parte più lunga è la documentazione, no? Poi una volta che lo registro faccio abbastanza in fretta, ecco. Però c'è un lungo lavoro e quindi, diciamo, forse è un mio errore, ma non pubblico, diciamo, a cadenza stabilita. Quando sono pronta pubblico, ecco. A volte ho del materiale già accumulato e quindi magari riesco a pubblicarne due a distanza di breve tempo, altre volte invece mi ci va un po' più di tempo, però diciamo, quando sono pronta e sento che posso pubblicarlo, posso, diciamo, pubblicare subito il lavoro finito. Beh, si capisce che è un lavoro più orientato alla qualità, insomma, il tuo. Scusami, Igor. Sì, dicevo, visto che diciamo sei abbastanza fresca perché hai pubblicato da poco
il podcast dell'omicidio di Renata Moscatelli, sì, che tra l'altro ho ascoltato con molto interesse. Grazie. Beh, insomma, raccontaci un po' questa storia, le impressioni, perché in realtà noi ne abbiamo parlato molto, ne abbiamo parlato molto perché ad esempio per un po' di tempo Valerio Scrivo, sì, era convinto che potesse esserci un legame tra il delitto di Via Poma e appunto il delitto di Renata Moscatelli. Poi, sì. Ah, poi si cambia idea, non ero al corrente neanche io, Igor. Ma non so se ha cambiato idea radicalmente, però insomma sappiamo, no? Sappiamo perché ne abbiamo discusso non solo pubblicamente ma anche in privato, ed era uno dei nostri impegni quello di ricostruirlo. Ecco, visto che l'hai appena fatto, sì, ci piacerebbe che tu lo ripercorressi insieme va a bene. Noi. Certo. Beh, questo caso è veramente abbastanza incredibile, perché possiamo dire che questa signora Renata Moscatelli, che è una signora, possiamo dire, pia, no? Lei vive a casa, fa casa, chiesa, al limite va a fare la spesa al mercato, va in parrocchia, non si fida assolutamente di nessuno, una volta entrata in casa pare si blindasse dentro, era molto restia a dare confidenza agli estranei. Viene vista l'ultima volta dopo la messa, se non erro la domenica sera, viene vista dal portiere, il sor Giulio, che la vede salire e, come al solito, lei si chiude in casa. L'indomani la signora Renata Moscatelli era stata invitata a pranzo da una sua amica, la signora Scatolini, che non vedendola arrivare si affaccia alla finestra, la aspetta, e inizia a preoccuparsi, perché la signora Moscatelli è puntuale, e in quel momento la sua amica, non vedendola arrivare, inizia a chiamarla, ma questo telefono squilla a vuoto. Voi immaginate questo appartamento in via Poma con questo telefono che continua a squillare, nessuno risponde, e a questo punto la signora Scatolini decide di avvisare la sorella di Renata Moscatelli, si chiama Adriana e viene chiamata la Marchesa, perché ha sposato il marchese Teodoli Breschi, mi sembra, Braschi, scusate, avrei Braschi, detto momento, Teodoli Braschi. Braschi. Teodoli Braschi. Cosa succede? Che la signora Scatolini dice alla sorella della Moscatelli di non riuscire a contattare Renata, dice guardi, vada a vedere che non le sia successo qualcosa, magari si è sentita male. E la sorella Adriana dice che andrà a vedere, di non preoccuparsi. Cosa che assolutamente non fa, e anche qui subito si pensa come mai, perché pare che tra le due sorelle comunque non corresse buon sangue, pare che avessero avuto dei problemi, per cui la signora Adriana Moscatelli, invece di precipitarsi come farebbe chiunque a vedere che la propria sorella non abbia avuto magari un malore in casa, prova a chiamarla per un po' e va a dormire. L'indomani mattina alle 11 arriva in via Poma e incrocia il portiere, al quale chiede se abbia visto sua sorella. Il portiere dice no, l'ultima volta l'ho vista dopo il vespro, dopo la messa la domenica, non l'ho più vista né uscire e né l'ho più sentita. A questo punto che cosa fa la sorella Adriana? Decide di prendere ancora tempo, dice al portiere guardi, io ho una chiave di questo appartamento ma mia sorella ha cambiato la serratura e quindi non posso entrare. Allora prima di entrare devo chiamare il mio avvocato, e qui insomma rimani così, no? Dici come? E da qui ancora possiamo ancora di più capire quanto effettivamente il rapporto tra le mie sorelle fosse ormai logoro, perché lei non si preoccupa, lei non chiama i pompieri per sfondare la porta, ma arriva il giorno dopo in compagnia di un avvocato e di un fabbro. Prima che il fabbro possa aprire la porta, la signora Adriana Moscatelli fa una telefonata al figlio, che vive a Madrid, che è un pezzo grosso di una banca, e gli dice devi venire a Roma, devi tornare subito a Roma. Fatto sta che entrano, grazie al supporto del fabbro, riescono a entrare nell'appartamento, le luci sono spente,
nell'ingresso c'è un cuscino a terra, c'è del sangue, la signora Moscatelli è lì. La scena del delitto è ovviamente spaventosa, c'è la signora a terra con questo cuscino vicino, è stata colpita probabilmente da una bottiglia di whisky, mi pare, una bottiglia di superalcolico che stava in casa, le hanno lasciato la testa e poi pare che con questo cuscino l'abbiano anche soffocata. E la cosa che fa pensare è che tutti i portafoto della casa della signora Moscatelli sono stati, come dire, hanno cercato qualcosa all'interno di questi portafoto. Chi è entrato, chi l'ha uccisa, cercava qualcosa. Qualcosa che era nascosto, secondo l'assassino, dietro questi portafoto. Poi, insomma, sappiamo che questo delitto è nato irrisolto, sappiamo che la sorella è stata, insomma, diciamo, attenzionata, no? L'hanno portata. L'hanno fermata, ha subito un fermo di polizia. Un fermo di polizia, e però poi, insomma, è stata rilasciata, e ad oggi, come sappiamo, a distanza di così tanti anni, 6 anni prima dell'omicidio di Simonetta, c'è stato questo altro fatto che rimane solamente nel buio. C'è questa strana storia del signor, sì, Mardocci. Pare che la sera prima, il lunedì sera, quindi la signora Moscatelli praticamente è ancora viva, penso sia, di non sbagliarmi, il lunedì sera, la signora chiami un prete di una chiesa, un suo conoscente, chiedendo ospitalità per una persona di sua conoscenza, una persona fidata che era rimasta fuori casa senza chiavi. Dice: c'è un mio conoscente, sai, il signor Mardocci, io so che voi lì avete delle stanze che potete mettere a disposizione, e vi chiedo ospitalità per questa notte per questo mio conoscente che è rimasto senza chiavi di casa e non può entrare. Allora il prete in questione scrive, si segna Mardocci, dice: bene, lo aspettiamo. Un'ora dopo un uomo chiama di nuovo questo prete e dice: senta, a proposito della stanza che ha, diciamo, fermato la signora Moscatelli, non serve più perché ho trovato le chiavi di casa, però non dice più il nome Mardocci. A me fa venire in mente che forse potrebbe essersi dimenticato di questo nome, magari detto prima, ma il dubbio è chi è che ha chiamato. Era con la signora Moscatelli. Il prete dice: io ho avuto l'impressione che questo signore fosse lì con lei. Chi era? Il portiere non ne sa nulla. Mardocci, quell'anno nessuno si chiamava Mardocci, a Roma non esisteva, pare, sull'elenco telefonico, nessuna famiglia Mardocci, e questo è un altro punto che rimane totalmente oscuro. Bene. Grazie, Karen. Abbiamo mantenuto, grazie a te, la promessa di raccontare, perché c'era stato chiesto più volte di raccontare in diretta, appunto, il delitto di Renata Moscatelli. Sì. L'hai fatto benissimo, nel senso che hai messo hai dato agli ascoltatori tutti gli elementi noti per valutare questo delitto. Poi, non so, io personalmente non credo che abbia attinenza con il delitto di Via Poma, però certamente ci sono degli elementi molto particolari, molto strani, ecco, questo personaggio che, insomma, in qualche modo ha avuto un ruolo in questa vicenda, forse se fossero state fatte delle indagini un po' più attente, magari potevamo cercare di capire che cosa è accaduto davvero là dentro. E niente, grazie di... grazie. Tu che ne pensi, ecco, prima di salutarci? E nel senso di questo caso? Sì, sì. Come possiamo dirla? Io penso esattamente quello che pensi tu, Igor. Non credo che si
lontano dal, diciamo, dal contesto di cui abbiamo parlato, ecco. Esatto. E niente, grazie di essere grazie stata con noi. Non so se, se ci sono domande per Black Palin. Sì, allora sì, se ci sono domande, domanda dai. sul caso Moscatelli, perché... e non solo il povero Antonio Del Greco, insomma, no? anche Black Praniglia merita un pochettino un assaggino di interrogatorio, o no? Esatto. Grazie. Ecco, no, ci chiedono i nostri ascoltatori se la telefonata, queste telefonate relative a questo signor Mardocci, esattamente quando sono capitate, la domenica sera o il lunedì sera, quando avrebbe chiamato la signora Moscatelli e quando avrebbe chiamato questo signor Mardocci? Sì. Allora, io a me sembra di ricordare quasi sicuramente che la telefonata sia stata non la domenica sera, ma il lunedì. Il signor Mardocci, lei ha chiamato intorno alle 19, insomma, in tarda serata. Il signor Mardocci chiama circa un'ora dopo, richiama lo stesso numero, parla con il prete, un'ora dopo dice: guardi, non mi serve più la stanza. Ecco, no, che poi c'è una cosa qua però, secondo me, che può legare un pochettino, accomunare un pochettino i due fatti di Via Poma, sì. Ed è questa: in questo caso potremmo avere avuto, in entrambi i casi, una persona abile a farsi ascoltare, a farsi aprire la porta, certo, da una donna diffidente. E tra l'altro la signora Moscatelli viene descritta come diffidente, si barricava molto in casa, ma era anche una signora caritatevole, certo, che frequentava la chiesa, che probabilmente aiutava delle persone. E la stessa Simonetta, anche lei era stata avvisata di chiudersi dentro nell'ufficio, certo. Ma potrebbe essere capitato che un personaggio, non sappiamo se lo stesso o due distinti, comunque ha convinto questa persona, questa donna, ad aprire la porta, o no? Sì, io ritengo che sì, sia giustissimo quello che è stato che ha detto, ma soprattutto ritengo che nel caso della signora Moscatelli lei non conoscesse questa persona che si è spacciato per il signor Mardocci, ma che questo signore l'abbia, diciamo, sia riuscita un po' a convincerla, perché qualcuno ce l'ha mandato, gli ha detto: tu vai lì, fai finta di essere una persona che conosce il prete, presentati come una persona della cerchia, no, della parrocchia di quella zona, che, insomma, questo signore per convincere la signora Moscatelli a farsi aprire la porta, o comunque mandato da qualcuno, si è presentato in una maniera, no? Sa, siamo della stessa, frequentiamo la stessa parrocchia, si ricorda, insomma, chissà, lei non avrebbe mai aperto una persona strana, mai, perché era terrorizzata, lei si chiudeva dentro, quindi probabilmente io dico: qualcuno ce l'ha mandato, questo signore, ma scusami, sì, però sì, se era terrorizzata, che questa è una cosa che ho notato anche quando ho ascoltato il tuo podcast, sì, da che cosa era terrorizzata in precedenza? Lo sappiamo? No, era semplicemente una persona molto riservata, che si viveva da sola, quindi una donna sola che non ha, diciamo, una cerchia, cioè, spropositata di amicizie. Lei frequentava la parrocchia, lei si fidava dei suoi familiari, delle persone vicine a lei, i suoi condomini, magari le persone del palazzo, il portiere, ma lei non avrebbe mai fatto entrare una persona sconosciuta. Se ha fatto entrare questo signor Mardocci, che lei al telefono aspetta e dice un conoscente, ecco, vuol dire che o lo conosceva o che l'ha facciato per conoscente, perché questo signore l'ha, diciamo, raggirata dicendo: magari io conosco la sua famiglia, io sono un amico di, ecco, in questo senso, sì, per quello. Succede anche oggi con diverse truffe agli anziani, che i truffatori dicano, si spaccino o al telefono di persona, certo, per amici dei loro figli, dei loro nipoti, o persone che comunque hanno incontrato i loro familiari, e che utilizzino questo tipo di gancio, no, per farsi ascoltare dagli anziani quando li vogliono truffare. Esattamente.
Beh, grazie comunque, Black Praline, è stato veramente molto bello poter interagire con te. Anche i nostri ascoltatori sono rimasti molto interessati, credo che molti ti seguano già comunque, perché tu hai moltissimi ascoltatori e seguaci, per cui grazie molte per aver voluto interagire con noi questa sera. Grazie molto, per me è un onore, quando posso vi seguo, se no mi chiedo triste, cerco sempre di recuperarmi la puntata successivamente, grazie per il lavoro che fate. Grazie, grazie anche a te. Black grazie Bravi, mille, grazie. Grazie Igor, grazie, a presto, ciao a tutti. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Bene. Abbiamo oggi, insomma, tanta gente è stata qui ad ascoltarci e un po', diciamo, ce l'aspettavamo, vero? Che questa sera si facesse il pieno, insomma. E perché avere Del Greco e anche Black Praline, naturalmente, beh, insomma, ha fatto un po' la differenza. Intanto, come dicevo prima, siamo riusciti a mantenere la promessa di raccontare il delitto Moscatelli qui da appunto La Notte del Mistero da Florence International Radio e poi insomma c'è la grande novità che la grande novità che Antonio Del Greco ha, e solo lui insomma in qualche modo poteva farlo, ha lanciato, e quindi adesso sappiamo che finalmente qualcosa si sta muovendo. Vediamo la chat, vediamo le domande che ci sono, vediamo se possiamo rispondere, poi io direi se Daniele è d'accordo magari può concludere lui la puntata. Grazie, sì, per allora, l'onore, ma volevo solo fare una precisazione: questo delitto è dell'autunno del 1984. 84. Sì, e, credo di non sbagliare se dico però che la ricostruzione della fatidica coppia di telefonate in realtà corrisponde alla domenica e non al lunedì. Ah, alla domenica, sì. Bene. Non ne sono sicurissimo, ma abbastanza certo. Ecco. Ok, sì, le domande ci sono. Deborah, sì. abbiamo una chiamata. Ah, fantastico, bene. Pronto? Sì, buonasera, sono Luigi. Buonasera, ciao, Luigi. Ciao Igor, allora, complimenti, perché veramente questo Del Greco stasera a tutti noi del gruppo che c'è su Facebook ci ha fatto sognare, ci ha dato speranze. In tal senso ti volevo chiedere, visto che l'avvocato della famiglia Cesaruni è informato di questi accertamenti che si stanno facendo, con il rispetto chiaramente del segreto processuale, del segreto dell'istruttoria, perché non pensi di chiamarlo e chiedere un parere su che aspettative hanno loro della famiglia? Grazie. Grazie a te. Grazie a te, Luigi. Guarda, io preferisco non risponderti, però insomma puoi immaginare che quello che tu dici l'ho già fatto da tempo, ecco. Quindi non farmi aggiungere altro, e non sono in grado di aggiungere altro, perché non voglio assolutamente andare oltre la linea di confine che in qualche modo ci siamo dati, ma c'è una ricerca che sta continuando, c'è una ricerca alla quale io, Luca Dato, Daniele, Valerio Scrivo si stanno dedicando, ci stiamo dedicando. E ovviamente c'è anche un confronto. Va, andiamo avanti con le domande. Sì, scusate, è che io col fatto delle domande devo saltare, lo dico perché almeno le persone capiscono, io devo saltare dalla chat di YouTube al file Word dove copio e incollo tutte le domande, e poi alla finestra di Skype dove posso attivare e disattivare il microfono
per non creare rumore di sottofondo. Ecco, per cui se a volte sentite uno stacco di un secondo è colpa unicamente di questo. Allora, le domande, guarda Igor, preparati, siediti perché sono tantissime. Ecco, Super Driver ci chiede qualcosa riguardante il libro del dottor Lavorino, il criminologo. Dice che su questo libro ci sono un identikit e delle foto, e si chiede, ma non dovrebbero bastare agli inquirenti per verificare se effettivamente il colpevole è quello che indica Lavorino? Tu hai visto il colpevole? Quale colpevole? Il colpevole di cosa? Dell'omicidio di Via Poma. Ma no, sul libro di Lavorino, ah, okay, da quanto ne so, ci sono le foto del ragazzo degli identikit, non dell'assassino 16 di Simone. Ok, ecco. Io non l'ho letto, per cui comunque, insomma, Lavorino mi sembra che abbia già da tempo, sia insomma quando è uscito il libro per Edizioni Pontesisto, aveva già indicato le iniziali del nome, o almeno quelle che lui pensa siano le iniziali del nome di questo ragazzo. Il lavoro che ho fatto io insieme a Luca Dato è un lavoro completamente diverso, poi ci torneremo magari la prossima volta, oggi francamente questa sera non ce l'abbiamo fatta. È un lavoro di analisi delle carte dell'inchiesta, cioè di tutto quello che è stato prodotto dall'indagine a proposito di questo avvistamento, della ricerca della Peugeot, cioè della macchina con la quale una station wagon con la quale è giunto in Via Poma, e quindi proprio un'analisi dettagliata, minuziosa di tutto quello che è emerso nell'inchiesta, diciamo coordinata dalla procura e fatta dalla squadra mobile di Roma. Non credo che ci sia da aggiungere altro. Ecco, non conosco le fonti di Lavorino, per cui non sono in grado di aggiungere nulla. Ho capito. Poi ci chiedono, ma è un argomento che abbiamo già affrontato, lumi sulla telefonata che Simonetta ricevette poco prima di andare in Via Poma, la telefonata a casa sua. Si scoprì poi di chi era, gli inquirenti riuscirono a ricostruirlo oppure no? No. Non si sa nulla allora. Non si sa nulla, noi sappiamo solo che dopo quella telefonata Simonetta aveva cambiato umore. Ma questo lo sappiamo da un po' di tempo, poi posso dire che tutto questo in questi 2 anni ha avuto una conferma. Quindi Simonetta aveva effettivamente cambiato umore, tant'è che la madre lo dice anche durante il processo, lei smette di mangiare, o meglio mangia proprio un pezzettino di filetto, e non riesce nemmeno a finire il riso con i gamberetti che aveva lasciato nel piatto, quindi il fatto che avesse interrotto il pranzo lascia pensare che la telefonata era in entrata, non in uscita. Ecco, a me è venuta in mente una cosa a questo proposito, per quello che poteva averle fatto cambiare umore. Siccome la sera era in programma, mi ricordo bene, una pizza con gli amici, no? E quando si organizzano queste pizze con vari amici, ora sappiamo che Simonetta aveva l'auto, però quel giorno aveva bisogno di farla vedere dal meccanico, può darsi che si sia innervosita perché magari ha ricevuto una telefonata da qualcuno che creava problemi subito prima di questo incontro con la pizza, dicendo magari vienimi a prendere oppure non vengo, se non mi vieni a prendere non posso venire. Sono cose che magari se una persona sta lavorando alla macchina dal meccanico, sono richieste che ti arrivano prima di un incontro con gli amici, che possono anche a volte dare un po' fastidio. Non potrebbe essere una cosa così? Beh, non lo so, non credo, perché non era lei che aveva organizzato la cena, ma erano
questi amici che stavano partendo per la Sardegna, per cui in particolare era Nazareno ad aver Nazareno Fiorucci ad aver organizzato la cena, tant'è che sarà proprio lui a chiamare la famiglia quella sera. In realtà cercava Simonetta, voleva la conferma che Simonetta sarebbe andata, e risponde il padre e gli dice che appunto Simonetta non era ancora tornata a casa. Ecco, allora veniamo alle prossime domande. Ci chiedono di affrontare l'argomento dei vari soggetti che transitano nel cortile di Via Poma quel pomeriggio. Lo faremo perché stiamo lavorando proprio su quello. Io credo che quello sia il punto dal quale possiamo tentare di capire che cosa è realmente accaduto, perché appunto, come dicevamo prima, dall'analisi di quanto ricostruisce Nicolino Grimaldi confrontato con quello che invece raccontano sia la De Luca che appunto Pietrino Vanacore, beh, esce fuori che ci sono molte contraddizioni. Ecco, e David ti chiede, ma secondo te Simonetta conosceva tanto o poco il suo assassino? Quale livello di confidenza, di conoscenza poteva avere con questa persona, secondo te? Non posso rispondere. Ecco, ma lo sai Igor che ultimamente sulla chat della trasmissione su YouTube si lamentano simpaticamente, diciamo, i nostri ascoltatori, dicono Igor è diventato veramente criptico ultimamente, dai, dicono dai smollati un po', sbilanciati un po', insomma, hanno notato che sei più riservato del solito, giusto Igor? Beh, a questa domanda non posso rispondere. Certo. Ecco, Giuseppe ci chiede, ma se Vanacore ha pulito, vuol dire o no che conosceva l'assassino o che l'assassino conoscesse Vanacore? Almeno questo, potete dircelo, chiede Giuseppe, vedi, è una delle persone che dice che appunto bisogna un pochettino spingere in questo periodo. Non posso rispondere. Ecco. La domanda non è chiarissima la domanda, però che vuol dire se Vanacore conosce, che Vanacore, esatto, conosce... Intanto la domanda non è chiara. Vanacore conoscesse l'omicida, si può capire la domanda naturalmente, però l'inverso non capisco bene la logica. Ecco, magari se ce lo chiarisce, però comunque sì, certo che Vanacore molto probabilmente conosceva, nel senso che lo conosceva. Poi le considerazioni che ha fatto Del Greco sono le considerazioni che ha fatto Del Greco. Ecco, lui ha sostenuto che in tutto questo probabilmente c'è il, diciamo, potrebbe esserci l'intervento del portiere. Però non possiamo andare oltre, no? Perché francamente qualsiasi cosa si possa dire... No, infatti. Certo, però noi ci proviamo, no? Domandare è sempre lecito, poi rispondere ovviamente, no? Si fa se si può, però noi domandiamo sempre. E Paolo ci chiede, scusate, ma il corpo della povera Simonetta fu lavato dopo l'omicidio? Alcuni hanno avuto questa impressione. Ecco, io vorrei fare una puntata con, diciamo, invitando Bolino, perché così magari una serie di
di domande molto specifiche possono avere la risposta di un medico legale di alto livello come lui. E anche una serie di miti. E così possiamo forse sfatare una serie di miti. Ecco, io ricordo che noi siamo stati molto criticati quando abbiamo iniziato a dire che l'arma del delitto non è il tagliacarte che è stato ritrovato lì. Questa sera credo che tutti abbiano avuto comunque una sensazione, e cioè quella che ma nemmeno loro ci credevano. Cioè, Antonio Del Greco è stato molto preciso su questo punto. Ha detto l'abbiamo trovata lì, e se ci pensate, questa è esattamente l'ipotesi che aveva fatto Daniele Piccione quando ne parlammo, o no? Cioè, a loro non è che importava più di tanto. Quell'arma aveva delle caratteristiche, cioè il tagliacarte aveva delle caratteristiche simili, comunque adattabili al tipo di ferite riscontrate, per cui hanno detto non sarà quello, sarà un altro tagliacarte, ma comunque sempre un tagliacarte è, e lì per lì avevano l'urgenza di chiudere, di stringere, Daniele l'ha detto in modo molto preciso, di stringere attorno a Vanacore, punto, è là che nasce il tagliacarte come arma del delitto. E però poi scopriamo, perché ce lo dice lui, che nemmeno loro ne erano convinti. Ma io non ho parlato solo con Antonio Del Greco, io ho parlato con quelli che là dentro sono entrati. Il tagliacarte l'hanno preso, l'hanno soppesato, cioè, ma non ci credevano che quello potesse essere l'arma del delitto, ma lo hanno detto chiaramente, me lo hanno riferito, cioè, voglio dire, insomma. E se quella non è l'arma del delitto, tutta la catena che porta, no, alla cinta che viene ritrovata sulla sedia e a tutto quello che ne consegue salta per aria. Cioè non c'è, si capisce quanto tutta quella linea di ricerca, chiamiamola così, legittima per carità, è priva di fondamento, perché venendo a mancare il tagliacarte e venendo a mancare tante altre piccole cose, beh, insomma, tutta quella roba là salta. Okay. Mamma mia, è un vero roller coaster, insomma, questo ultimo periodo di sviluppi dell'inchiesta. Allora ci chiedono, ma quindi la nuova pista è collegata all'identikit, e cioè, io immagino, l'identikit del ragazzo delle 16:10? Si pensa che davvero c'entri qualcosa? Io non penso che c'entri qualcosa, però poi non so dirti, ecco. Vorrei anche qui evitare di dare una risposta. Certo. E chiedono anche, questo ragazzo delle 16:10 aveva gli occhiali da sole o da vista? Si sa questo? Probabilmente, dice il colonnello danese, da vista. Però quando poi un ragazzo telefona a Radice, su questo aspetto pare che non voglia rispondere, ecco, che non chiarisca se aveva occhiali da vista o occhiali da sole. E io e Luca Dato pensiamo che il ragazzo che ha telefonato a Radice il giorno dopo la trasmissione Telefono Giallo di Augias, telefona a Radice presso la redazione della Repubblica, sia il ragazzo che effettivamente era andato lì il 7 agosto. Sì, perché anche questa cosa è molto molto interessante, pure questo fatto. Ma Emilio Radice, poi mi fermo qui nel dire questa cosa, però io mi ricordo, Emilio Radice ha ricevuto anche altre telefonate. E sì, sì. Adesso non dico niente più. Non dire niente, grazie. Però insomma aveva il telefono abbastanza caldo in quel aveva periodo. Il telefono molto caldo, sì, aveva il telefono molto caldo, e in realtà quelle telefonate le aveva ricevute prima, ecco.
però insomma veniva spesso interpellato da persone. Ma veniva varie. Interpellato anche perché, diciamo, lui è il curatore, cioè Augias era un uomo intelligente e quindi di volta in volta sceglie dei colleghi giornalisti che hanno particolarmente seguito il caso di cui si sta occupando. Certo. Nel caso di Via Poma sceglie Emilio Radice. Certo. Poi ci chiedono, ci chiede Elisabetta, ma i cassonetti dell'immondizia furono esaminati? Io mi ricordo che Antonio Del Greco in un'intervista disse di sì. Ma guarda, però, adesso io non fu Antonio Del Greco, fu Nicola Cavaliere a dire che vennero esaminati. Ah, ok. Ma figurarsi. Ecco, diciamo che l'ha detto Daniele. Io non ci credo. Ok. Ecco, Mari dice, Igor, ma non è ora di andare a disturbare gli amici di Simonetta? Magari era qualcuno di loro ad aver telefonato a casa quel giorno, ma avevano paura a dirlo in quel momento. Beh, li hanno disturbati, nel senso che non solo all'epoca del delitto, ma anche successivamente, quando Cavallone rifà tutta l'inchiesta, questi vengono tutti interrogati. C'è una cartella piuttosto voluminosa che contiene tutti gli interrogatori e negano tutti. Poi sai, tu puoi anche pensare che qualcuno sta mentendo, ma c'è poco da fare. Lì hanno negato tutti di aver chiamato Simonetta, sia gli amici più stretti ma anche la fascia più allargata. Loro hanno interrogato tutta la comitiva, hanno interrogato le persone che lei aveva conosciuto anche al di fuori della comitiva, non tutte per la verità, non tutte, questo lo dobbiamo dire, non tutte, ma grosso modo diciamo hanno interrogato quasi tutti. Ecco. Se ti rispondono di no, poi c'è poco da fare, come fai ad andare oltre, ecco. No, certamente. Bene, poi abbiamo Elisabetta che ci chiede, ma non potrebbe centrarci qualcosa anche Nicolino, l'altro portiere, Nicolino Grimaldi, che abbiamo sentito stasera citare da Antonio Del Greco come un testimone molto affidabile, da quello che ho capito, insomma, molto collaborativo, ecco. No, non, no, penso proprio non che non c'entri nulla con il delitto. No. E David ci chiede, secondo te, come disse Claudio Cesaroni, l'assassino è davvero nelle carte? Sì. È nelle carte. Poi è nelle carte, ma allora possiamo pensare che il povero papà di Simonetta aveva capito come stavano le cose? Possiamo forse pensarlo, sì. Perché insomma, se poi si dimostra che aveva ragione, anche se nelle carte ci sono varie persone, magari... Ce ne sono centinaia, diciamo. Diciamo, per cui insomma non è detto che si tratti... Perché lui si riferisce alle carte dell'inchiesta, non alle carte del processo, perché quando avviene il processo... Lui purtroppo se n'è già andato. Ecco. Poi ci chiedono il nodo dell'ascensore. Se Nicolino Grimaldi, l'altro portinaio, sentì l'ascensore e non uscì nessuno, come mai l'ascensore all'arrivo di Paola era fermo al terzo piano? Grazie. E questa è una domanda malefica, Ma non è una domanda malefica. Il problema è che è intanto è inesatta, perché chi sentì il rumore dell'ascensore, probabilmente secondo Nicolino Grimaldi, fu Pietrino Vanacore. Questo è il dato decisivo. Esatto. Che ad un certo punto si occhieggia, allontanò. No? Quella famosa immagine che occhieggia. Sì. Occhieggia, si allontana, occhieggia, guarda, resta lì qualche secondo
e poi torna indietro. E questa è la testimonianza di Nicolino Grimaldi, cioè Nicolino Grimaldi dice questa cosa che probabilmente è un dato fondamentale per comprendere quello che è accaduto in quel maledetto cortile, con tutto il rispetto per chi abita in Via Poma. Certo. Quindi una domanda che c'entra però col problema che invece l'ascensore si trova al terzo piano. Ma l'ascensore si trova al terzo piano, intanto intanto è il papà di Simonetta che sospetta che l'ascensore sia al terzo piano, ma lo sospetta dal racconto che gli viene fatto dalla figlia Paola, e poi loro fanno, diciamo così, una prova empirica, perché siccome erano accadute determinate cose le replicano e cercano di calcolare dove potesse essere l'ascensore, ma stiamo parlando delle 23:30. Benissimo, certamente. Sono passate ore. Sono passate ore da quello che descrive Nicolino Grimaldi. Scusatemi, ho avuto un attacco di tosse. Ma vedo che ci sei ripresa. Sì, subito, istantaneamente. Chiedono. Sandra chiede, Igor, scusa, ma l'assassino che età avrebbe potuto avere secondo te, se si può rispondere? Almeno la fascia di età. No, non si può rispondere. Ok, comunque, insomma, per il momento io penso di avere letto, adesso ricontrollo, penso di avere letto quasi tutte, praticamente tutte le domande che abbiamo ricevuto, e se non ne ho letta qualcuna era perché la risposta era stata già data durante la trasmissione. Direi che possiamo dare la parola a Daniele Piccione, che può concludere, insomma, un po', no? E fare un po' la sintesi di quello che è accaduto, esprimere il suo pensiero, che è sempre estremamente interessante, ricco, denso. Troppa grazia, Igor. È quello che penso. No, io penso, forse si può dedicare un minuto alle cose che si sono capite, no? Forse si può fare una specie di piccolo riassunto delle cose che si sono capite nei limiti in cui sono anche le più probabili, ovvero sia quelle rispetto alle quali, insomma, tutto è discusso, quasi tutto è discutibile, però entro certi limiti. Ma cominciamo. Intanto l'arma del delitto, da questa trasmissione, ma da, secondo me, da ormai da mesi, è diventato chiaro che in chi si è riguardato questa terribile vicenda a distanza di così tanti anni, diventa assolutamente implausibile pensare che l'arma del delitto sia quella ritrovata nell'appartamento. Ma contro questa tesi, devo dire, milita fondamentalmente l'argomento più solido, che è quello dell'omicida che sicuramente porta via qualcosa. Quindi non si riuscirebbe, e non si è mai compreso, non si riuscirebbe ad intendere perché mai dovrebbe invece lasciare l'arma del delitto sul luogo dove sicuramente il corpo poi verrà scoperto. E badate che non vale neanche il famoso controargomento secondo il quale l'omicida poteva avere in animo di traslare il corpo della vittima in altro luogo, che è una tesi che pure qualcuno ha provato a sostenere nel corso degli anni, perché in ogni caso l'aver portato via alcuni oggetti personali della vittima e comunque alcuni elementi compromettenti fa credere che sarebbe stato del tutto controintuitivo lasciare l'arma del delitto, che è quella sulla quale si addensano notoriamente tutte le tracce più solide, in un luogo che comunque sia sarebbe stato al centro dell'attività investigativa. Quindi è proprio la logica formale, oltre alle parole che oggi ci sono giunte secondo me con mirabile sincerità, a spiegarci che in fondo non ci crediamo noi dopo 32 anni, ma non ci credettero neanche loro in quel frangente. Avevano però due motivi per farlo, cioè per valutare quell'arma. Uno, perché appunto si sarebbero alcuni giorni dopo strette le morse intorno alla figura di Vanacore. Due, perché obiettivamente lo si deve sempre fare,
cioè qualunque strumento che possa in qualche modo riecheggiare la possibilità di essere stato impiegato in un delitto del genere va sicuramente attentamente valutato, scrutinato, esaminato e quanto si voglia. Ma dire questo non vuol dire affatto pensare che quella fosse l'arma del delitto, quelli erano, insomma, comunque sia investigatori di larga esperienza, insomma. Questa è la prima considerazione che secondo me stasera è uscita rafforzata. Ce n'è poi una seconda. Il fatto che un frammento di verità che negli anni non si è mai riuscito a trovare fino in fondo si può rinvenire nelle dinamiche del cortile. Le dinamiche del cortile sono sempre state, sì certo, oggetto di ogni genere di riflessione, di sostegno in favore di una tesi o dell'altra, però secondo me, qui ha ragione Igor, non si è mai fatta una valutazione, una ricostruzione scientifica di insieme dei comportamenti di persone che hanno trascorso insieme del tempo e l'hanno fatto ante delictum. Cioè alcune di queste persone erano certamente ignare della rilevanza che poi si sarebbe rivelata da una prospettiva storica di quello che stava accadendo in quei minuti, ed è per questo che sono particolarmente preziose quelle, come quello che viene chiamato notoriamente l'altro portiere, quelle di chi alcune cose ce l'ha da ricordare. E quindi ecco perché io dico che, per esempio, quel momento che è stato toccato da una delle domande, per cui Vanacore si sposta perché sente nella sua esperienza di aver intuito il rumore di un ascensore che scende, che solo la sua esperienza di portiere, che sostanzialmente trascorreva la maggior parte del suo tempo lì durante l'estate, gli fa dire, gli fa pensare che qualcuno si stia muovendo in una qualche direzione inusitata, cioè non attraverso l'uscita principale. Ecco perché io penso che a distanza di anni questo sia uno dei punti più caldi, dei punti più importanti che possono portare a una rilettura complessiva, perché come giustamente ci veniva detto oggi, ci conferma che Vanacore qualche cosa deve averla comunque o capita o fatta o probabilmente soltanto intuita ex post. Quindi questo pure dobbiamo cominciare a dirlo, no? Cioè che pensare che Vanacore sia solo quello che è apparso alla fine di tutta questa vicenda, cioè una persona tirata in mezzo alle indagini ma del tutto estranea ad ogni frammento di ricostruzione del reale, a mio parere è inverosimile quanto quella per cui lui sarebbe l'assassino unico. E infine, però questo ovviamente non implica nulla, perché quando uno dice che una persona intuisce qualcosa non vuol dire che sappia. E questo anche alla memoria di Vanacore, entro certi punti, fa giustizia, non ci confondiamo, non sto qui dicendo che Vanacore fosse concorrente nel delitto, assolutamente, sto dicendo che poteva aver forse intuito qualcosa, ma in una vicenda del genere, con i livelli di compromissione che c'erano in quel frangente, è del tutto comprensibile che non abbia poi, diciamo così, dato fuoco alle polveri, no? Non abbia raccontato successivamente quello che lui credeva potesse essere accaduto o la parte di verità che lui aveva intravisto dietro il sipario. Quindi anche qui si fa giustizia, no? Di alcune, secondo me, eccessive scritture bianco-nero sulla persona di Vanacore. Non è che Vanacore o è colui il quale sa tutto e addirittura concorre, oppure è l'estraneo vittima alla Kafka del meccanismo processuale di custodia cautelare. E infine la terza cosa, e poi abbiamo veramente finito, almeno io insomma penso che questo sia il terzo punto più importante, la spiegazione sta anche nella dinamica, perché io quello che ho sempre trovato un pochino esangue, un pochino sfumato, talvolta ambiguo, è quella spiegazione che fu data nelle prime ore e che poi, almeno a quanto ne so io, poi non si è mai messa più in discussione, cioè quella di una progressione criminosa della tentata violenza sessuale alla quale poi fa seguito un delitto così, così orribile. E devo dire che nella spiegazione di oggi, di questa sera, che mi ha molto incuriosito, questa tesi, che possiamo chiamare antica, se vogliamo con brutto termine classica, trova un suo supporto nella storia delle scarpe, e in effetti è molto conseguenziale, no, a quella lettura. Cioè Simonetta si rende conto di una situazione che sta trascendendo, capisce di dover prendere tempo. Ora dico una cosa, insomma, un pochino sgradevole, probabilmente
capisce anche che deve cedere entro certi limiti per evitare il peggio, e quindi fa quella cosa lì. È una tesi sicuramente logica, ed è una tesi che però ancora una volta si attacca all'impostazione ab inizio, no? Loro dall'inizio partono da quest'idea, proprio l'investigazione a caldo ricostruisce questa storia. Però, e io qui non mi stancherò mai di dirlo, ci sono due frangenti che con questa storia in realtà non hanno nulla a che fare, e poi a questi due se ne accosterà un terzo. Il primo è, qui abbiamo una persona che entra nell'appartamento certamente su Asponte, cioè non è che ci capita per caso, e se no sarebbe contro tutte le tesi, e soprattutto con la volontà o comunque con la tolleranza di Simonetta, quindi deve essere una persona che cambia faccia. Allora, ecco, persone che cambiano faccia e che poi compiono un delitto di quell'intensità, non lo so. Questo comunque certamente depone in senso contrario all'ipotesi dell'assassino che percorre il sentiero del raptus ab inizio, no? Cioè che si affaccia all'appartamento già con l'idea di poter trascendere prima della violenza sessuale, e poi quando non gli riesce a accostarsi proprio al delitto più puro, insomma quello che per chi ci segue giovedì sera forse accadde a Borgo San Lorenzo nel 1974 col primo dei delitti del mostro di Firenze. E veniamo adesso all'altro aspetto che secondo me esclude la tesi, cioè non è che esclude, però rende meno probabile la tesi, è che se l'arma del delitto non è quella, e abbiamo detto le ragioni per le quali forse non è quella, la storia assume un altro senso, perché vorrebbe dire che crolla quell'ipotesi, no? L'antica ipotesi secondo la quale trascendendo dalla tentata violenza sessuale poi a un accesso d'ira per la mancata riuscita della cosa, l'assassino prenda quello che gli capita fondamentalmente a tiro ed esegue questo orribile delitto di impeto. Ma se però l'arma non è quella, dovremmo immaginare o un'arma binaria, cioè un altro tagliacarte trovatosi praticamente nelle vicinanze, oppure un'arma che questa persona porta con sé e che magari poteva utilizzare a fini di minaccia. E vengo infine alla terza cosa, quella che però secondo me fa crollare più di tutte la ricostruzione, cioè il fatto che tutto quello che accade dopo nell'intera giornata di quella maledetta estate del 90 e anche nei giorni successivi, nelle settimane seguenti, ci dice invece di un assassino che dopo un raptus di quella intensità e quella rabbia davvero quasi trascendentale, ecco, per usare un termine un po' filosofico, poi però sembra di colpo trasformarsi in una specie di calcolatore gelido, non sbaglia un colpo, si sottrae da situazioni che avrebbero probabilmente fatto scoprire il 99% delle persone, c'è un cortile affollato, è giorno, c'è il problema di abbandonare un luogo che è un luogo chiuso, c'è il problema di come lasciare lo stabile e c'è il problema ovviamente di smaltire le cose compromettenti che sono dentro l'appartamento. Ecco, lui risolve, e questo lo possiamo purtroppo dire con un certo agio a distanza di 32 anni, risolve brillantemente tutte queste circostanze. Ora, come abbia fatto a risolvere così brillantemente queste circostanze uno che però è capace di fare quel delitto con quella rabbia, con quel livello di improvvisazione, questo onestamente si può spiegare solo in due modi: o con la famosa celebre tesi della doppia catena causale, cioè l'apporto di qualcun altro o di una sequenza di atti ripristinatori di pulizia, diciamo, oppure con veramente una persona capace quasi di realizzare, ammesso che esistano, perché ci sono autorevolissimi studiosi che pensano che non esistano in natura questo tipo di personalità, che addirittura sia in grado di scindere completamente il comportamento addirittura in fratture di giornata. Insomma, questo a mio parere è quantomeno inverosimile. Se pensate che a tutto questo si aggiunge la ridda di questioni che poi faranno seguito nel tempo, cioè dalle telefonate più strampalate, l'intervento di personaggi che indubbiamente hanno un certo sapore, ci dice che forse la prima tesi è quella più verosimile.
Ecco, Daniele, tu hai menzionato appunto, credo con qualche dubbio, la possibilità di una persona che cambia volto, no? Poco fa nel tuo discorso. Però se ci pensiamo, l'assassino attira accanto a sé la vittima in qualche modo con un volto e poi lo cambia. Per cui tu esprimevi qualche dubbio su questo e mi piacerebbe capirlo meglio, perché in realtà se un assassino o qualcuno vuole attrarre una persona, anche non un assassino, magari uno stupratore, magari ha bisogno prima di farsi passare per una persona innocua e magari è anche addestrato a farlo, lo ha fatto magari anche diverse volte, no? Sì, guarda Debra, questo è un tema gigantesco di psicologia criminale o di psichiatria forense, su cui è inutile insomma poi affaticarsi in pochi minuti, perché si tratta veramente di questioni gigantesche, di portata proprio importante, di portata enorme appunto, e però il più celebre di questo tipo di attività, di trasformazioni era Ted Bundy, no? Che Ted Bundy era uno che aveva una capacità di fascinazione che sapeva esercitare con una, attentissima e accurata abilità nei riguardi delle sue vittime e che era dunque in grado di compiere questo lavoro, il famoso lavoro della tela di ragno, no? In cui attraeva le vittime sostanzialmente passando per quello che non era, cioè una persona inoffensiva e anche appunto affascinante. Però qui in realtà non si sta tanto parlando di questo, perché purtroppo nella storia criminale di persone di questo genere ce ne sono state e in fondo anche nella nostra vita quotidiana ne possiamo conoscere, no? Persone che sono in grado di esercitare una certa fascinazione sull'immediato e che poi magari dopo pochi minuti si scoprono essere diverse o si abbandonano a comportamenti inattesi, certo, è vero. Però qui noi stiamo parlando di una cosa molto più specifica, cioè di un individuo che evidentemente culla questa idea dell'aggressione, perché questo è chiaro che non si può trattare di un individuo che entra senza alcun proposito di desiderio, di attrazione, di tentare qualcosa nei riguardi. E quindi magari si è portato il tagliacarte. E certo, quindi delle due l'una, o è lo stesso omicida che poi però ragionerà lucidamente nel post, magari protraendo questo post molto più a lungo di quanto crediamo, oppure viceversa è una persona che riesce ad avere la capacità, come si diceva prima, e questa in fondo credo di aver capito la tua domanda Debora, di avere la capacità di riprendersi dallo stato che sempre porta con sé un omicidio di quel genere, no? Perché un omicidio di quel genere è uno shock anche per chi lo compie, e non, nella storia criminale anche solo italiana e europea questo aspetto c'è sempre, cioè dopo aver compiuto delitti di questa efferatezza c'è sempre un momento di necessità di ricomporsi, di ricomposizione, di rifiatare, no? Che implica un naturale istinto che poi corrisponde anche col bisogno di autoconservarsi, cioè fondamentalmente di non farsi prendere. Però dire questo non vuol dire poi riuscire a spiegarsi tutto quello che lui fa, a meno che lui poi non possa contare su alcuni vantaggi che noi non vediamo. Una casa riparo, un modo di uscire che conoscono in pochi, la possibilità di contare su qualcuno in supporto, oppure semplicemente l'approfittamento di circostanze favorevoli. Diciamo che la risposta Antonio l'ha data. Certo che l'ha data, certo, sì. Io non voglio tornarci sopra, ma lui l'ha detto oggi. L'ha detto chiaramente. L'ha detto in modo molto molto chiaro, insomma, peraltro secondo me in modo molto onesto, no? Incarnando quello che molti di noi hanno pensato a lungo. Spesso in queste situazioni non c'è sempre quella manichea distinzione, no? Tra l'innocente tratto nella macchina che distrugge tutto e il colpevole di un delitto orribile che non si pente mai lungo tutto l'arco della sua vita. Lui forse è come se il legato di Antonio di stasera sia questo, no? Cioè lui dice, ma insomma quella è una posizione talmente complessa che insomma non si può disarticolare in buoni e cattivi e basta. Esatto. Ma mi chiedo se non si possa pensare, quando qualcuno parla di riferimenti a una serialità potenziale, no, di questa persona, magari non si possa pensare invece che a una serialità di omicidi,
una serialità di violenze. Di violenze, di aggressioni, l'hai detto, di molestie. L'hai una detto. Serialità di molestie, stupri, di tentativi comunque nei confronti delle altre persone, che poi magari una volta è sfociata in un omicidio. A questo però Deborah, Igor lo sa, confermami, a questo loro pensarono però all'inizio. Loro all'inizio ci pensarono, però gli mancò un pezzo. Sì, questo è vero, certo, anzi due pezzi, perché poi quello che non tornava era il luogo, no? Qui c'è tutta quella caratteristica che abbiamo più volte evocato. Quello non è un palazzo qualunque, quel quartiere non è un quartiere qualunque, e c'era ancora, aleggiava ancora quell'idea nella psicologia di investigazione romana che quelle cose non accadono. Non possono accadere lì, non possono accadere lì dentro, perché quello è un palazzo di gente per bene, che cavolo. Mamma mia, veramente una puntata interessante, densa questa. Me la riascolterò anch'io. So che i nostri ascoltatori spesso riascoltano le nostre puntate, addirittura l'ultima da una persona è stata riascoltata 7 volte, ci ha riferito. E questa è una puntata che mi riascolterò anche io per non perdermi nessun dettaglio, nessuna sfumatura di quello credo, che è stato detto. Credo che sia una puntata di un certo livello, ecco. Questa sera forse abbiamo aggiunto davvero un pezzo importante a questa storia. Bene, e allora continueremo, spero. Speriamo. Certo, finalmente riuscirò a parlare del ragazzo dell'Identikit. Ecco. La prossima volta lo farò e analizzerò tutte le carte che io e Luca Dato ci siamo passati, abbiamo analizzato, alcune sono venute fuori negli ultimi giorni e racconteremo quello che da queste carte emerge. Ecco, questo famoso ragazzo dell'Identikit. Benissimo, Daniele Bronzi, sei Eccolo. Ancora con noi? Certo che sì. Bene, ti è piaciuta questa? Molto, 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 molto interessante, sì. Bene, sono contento, dai. Poi ti ho mandato un WhatsApp, non so se l'hai visto. A quest'ora, sai. Vabbè, guardo dopo, vai, tranquillo. Puti, vero? Sono piuttosto, come dire, sono piuttosto stanco, per cui... chi lo dici? Già stamattina all'otto ecco sono qua. Allora, vediamo... No, non lo legge in onda. Yes! Ecco. Che bello! E wow! Ah, e quel numero che ho mandato io l'abbiamo superato abbondantemente? Dopo. Sì, ho visto. Ecco. Perciò, ragazzi, buonanotte. Tanta gente ci ha ascoltato, tantissima, veramente tanta. Tantissima, sì, veramente tanta. Bene. Bene, allora anche questa volta siamo contenti di essere riusciti a fornire degli elementi interessanti nella nostra, diciamo, nella nostra ricerca della verità, che oramai dura da 2 anni. Dura da 2 anni. Beh, per te per me, Igor, no, però insomma dura molto più tempo. Dura da 2 anni. Dura da 2 anni perché è 2 anni che ci ritroviamo qui e raccontiamo pezzi di questa storia, e abbiamo per fortuna, anche se vedo che poi certe cose continuano a persistere, no? Il tagliacarte era pulito e senza impronte, quindi è l'arma del delitto, no? Ma se quel tagliacarte è rimasto lì dove la sua proprietaria, cioè Maria Luisa Sibilia, non lo ha visto perché ci ha messo la borsa sopra, che probabilmente era stato pulito dalla donna delle pulizie, che appunto una volta a settimana non solo spolverava la scrivania, no, ma appunto, no, spolverava, puliva, poi non lo so, insomma, ecco, il dato oggettivo di tutta questa vicenda è che l'abbiamo detto, è un dato scientifico,
Carella Prada descrive un tagliacarte, ma non quello. E prima, quando Daniele ha tratteggiato sia gli aspetti, diciamo, che portano, no, a questi esiti che Antonio Del Greco ci ha raccontato, sia, diciamo, gli aspetti critici, perché poi è giusto che le cose vengano analizzate in questo modo, però una cosa l'ha detta, cioè se questo personaggio è entrato lì con l'intenzione di portare a termine una violenza, beh, per minacciare probabilmente si è portato qualcosa, forse si è portato il suo tagliacarte preferito. Allora la domanda, ma è l'arma del delitto perché è priva di impronte, è in realtà priva di senso in tutta questa vicenda. Ecco, perché diciamolo, Igor, avevi accennato al fatto che in realtà si può parlare di tagliacarte con una serie di segni e impronte non decifrabili, o mi sbaglio? Non decifrabili, ma in realtà il tagliacarte risultava abbastanza pulito, poi insomma comunque in sì, realtà ma non significa nel referto, significa dire che non c'è nulla di riconoscibile. Esatto, significa dire che non c'è nulla di riconoscibile. Non che è stato pulito con la candeggina o altro, come è stato detto da qualcuno. No. Ma quando mai la candeggina? Ci manca solo la candeggina, e poi insomma, veramente le abbiamo, cioè le abbiamo viste veramente tutte in questa storia raccontata così come viene, no? La vulgata del delitto di Via Poma. Sì, sì. Vabbè. E comunque, insomma, ai nostri ascoltatori consigliamo, da ora in poi seguite cose nuove, perché quelle vecchie sono passate, e con le nuove informazioni che abbiamo iniziato a darvi già da qualche tempo, sono ormai desuete, sono vetuste, non vale più la pena nemmeno spenderci tempo. Questa è la verità. L'hai detto tu, l'hai detto tu, Lo dico io, me ne assumo, me ne assumo responsabilità. La responsabilità. Bene. Va bene, allora buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, a giovedì prossimo. Ciao, grazie, ragazzi. Daniele, grazie a voi, grazie a voi. Buonanotte, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Metto le labbra, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Di fronte agli occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Nuvole rosse nella mia stanza, gli angeli inganni se parli di morte. Quando tu gridi apri tutte le porte. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla punta ridendo, sei sempre seduta, all'ombra del vento, cantando.
la bocca ridendo. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene.